ai nostri studenti, ma soprattutto benvenuti a tutti coloro che hanno voluto onorarci della loro presenza qui. Abbiamo autorità civili e religiose, non mi dilungo a salutarle personalmente, ma veramente siamo onorati della vostra presenza, grazie di essere qui. Agli studenti, un invito particolare, spegnete i cellulari perché a voi sfugge questo particolare molto spesso, perché oramai l'innovazione, che è uno dei temi di oggi, per i nostri ragazzi passa attraverso il cellulare e quindi dimenticano che non è qualcosa d'altro rispetto a se stessi, ma ritengono parte integrante del proprio corpo, però a volte disturba anche, quindi spegneteli per piacere, così non sarete neanche tentati di tirarli fuori per utilizzarli. Io sono veramente onorata, oggi ringrazio il comitato Io non mollo per aver voluto questo incontro e anche e soprattutto per la collaborazione che ha voluto offrire e che cercheremo di portare avanti a lungo con la nostra scuola. Vi dirò dopo in che modo il comitato Io non mollo sta pensando a voi ragazzi e al vostro futuro. E anche l'organizzazione di questo convegno non è un semplice dialogare su una problematica molto molto importante che sta affliggendo le nostre generazioni e anche spesso, molto, troppo spesso, le giovani generazioni. Ma è una riflessione, un'apertura, uno sguardo verso il futuro, il desiderio di andare oltre questo male e chiederci che cosa possiamo fare ciascuno di noi perché domani sia diverso, perché sia migliore, per un futuro migliore per chi vive il dramma del cancro e perché quindi questa malattia venga in qualche modo debellata, comunque combattuta nella maggiore serenità possibile. Dicevamo poco fa con i nostri relatori che l'innovazione è al centro di questo discorso, l'innovazione che non è solo tecnologica, è un'innovazione anche paradigmatica, del modo stesso di pensare, di approcciarsi alle problematiche che appartiene, che deve appartenere a voi giovani. Discuteremo su tutto questo e soprattutto voi ragazzi dovete pensare a quale può essere il vostro contributo perché si possa combattere questo. Il contributo lo possiamo dare tutti perché purtroppo le cause del cancro appartengono a tutti noi. Ognuno di noi spesso, giorno dopo giorno, contribuisce al moltiplicarsi di questa malattia e quindi si può combattere attraverso la prevenzione, attraverso il rispetto dell'ambiente, attraverso la cura e attraverso lo studio che auguro che sia sempre proficuo per voi. Non mi voglio dilungare molto, vi presento i nostri relatori, la dottoressa Rosa Chiara Corcignanò, responsabile degli Hospital di Oncologia di Trepito Pazzi di Lecce. Vi prego. In sostituzione della dottoressa Assunta Tornesello abbiamo il dottor Alessandro Cocciolo. Si occupa di oncologia pediatrica presso il Vito Pazzi di Lecce. Abbiamo il dottor Franco Vimercati, che è il presidente. Si occupa di tecnologia nella diagnostica e nella terapia, quindi l'innovazione a servizio della cura. Abbiamo il dottor Fernando Lupo, sempre nel presso ospedale di Topazzi di Lecce, e in sostituzione del dottor Giuseppe Luigi Palma abbiamo il dottor avete compreso, abbiamo poi il nostro caro sindaco che conoscete benissimo. E
conto che se tante professionalità oggi si stanno fermando, stanno sottraendo un po' del tempo che dedicano tutti i giorni ai propri pazienti, è perché ritengono che investire su di voi, investire sul futuro sia una cosa molto importante. Quindi buon ascolto a tutti ragazzi, cercate di trarne il massimo profitto. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Noi abbiamo colto l'occasione che Paolo Perrotta insieme a Giovanna Moriciani circa un mese fa esattamente hanno prospettato alla mia attenzione per promuovere nella città di Martano con un costituendo comitato una due giorni diciamo di riflessione e di gioia anche perché noi abbiamo compreso che soltanto con il coinvolgimento e con la responsabilizzazione dei soggetti, tutti i soggetti, dalle istituzioni ovviamente, a chi poi nel mondo e nel campo della medicina cerca di fare la sua parte e di andare oltre, così come gli ospiti di oggi che ringrazio per lo spirito di sacrificio e di collaborazione che stanno dimostrando nei confronti della nostra comunità. Una scelta non casuale, quella di trattare il tema dell'oncologia all'interno di una scuola. I ragazzi che saluto del Trinchiese devono sapere che 15 anni fa, difficilmente si pensava all'interno di una scuola di dedicare un'assemblea a questo tema. Oggi purtroppo i tempi sono cambiati e questa zona in particolare della Puglia, questa zona d'Italia, è una zona che dagli indici, dai dati in possesso della Regione Puglia e degli enti preposti a monitorare i dati sull'avanzamento delle malattie oncologiche ci rendono purtroppo tra i primi posti a livello nazionale. Questo è un dato purtroppo con il quale dobbiamo fare i conti. E parlare ai ragazzi di questo tema, cosa che è importantissima, è una scelta secondo me giusta e azzeccata. La scuola ovviamente, e in questo ringrazio la Preside per aver colto anche lei questo aspetto, si apre, questa è una scuola che si apre al territorio e quindi essendo questa una problematica legata al territorio decide di partecipare e dare il proprio contributo, il proprio spazio, il proprio tempo, perché il tempo sappiamo che oggi è la moneta che ha un valore, che ha il valore più alto, più del denaro, più di qualsiasi altro mezzo, e la nostra collaborazione, parlo come amministratore di questo comune e di questo territorio, dove può trovare la piena, come dire, adesione poi al progetto. Noi, cari relatori e cari concittadini e studenti presenti, cerchiamo, sia come amministrazione comunale di Martano, sia come amministrazione del territorio, di stare attenti, di cercare di stare in prima linea sugli aspetti della prevenzione e di tutto ciò che può minare ulteriormente la salute dei cittadini. Questo è il nostro compito, oltre a quello di prestare l'attenzione e sensibilizzare sul tema dell'oncologia. In questi giorni abbiamo tenuto un'ulteriore conferenza di servizi in provincia sul caso Polacero e su quelle che sono le polveri e i fumi che arrivano da quella grande azienda. L'attenzione è relativa sia al passato e sia al futuro, così come anche, e su questo ringrazio anche
le associazioni come la GILT che hanno spinto su questo tema, abbiamo adottato un'ordinanza per vietare o comunque calmierare, sensibilizzare sull'uso dei pesticidi sul nostro territorio. Io credo che noi abbiamo un territorio da disintossicare. Questa è l'idea che mi sono fatto da amministratore e da persona che guarda ai fenomeni ambientali e sociali di questo territorio. C'è un territorio da disintossicare a partire dalla nostra terra, quindi da quello che mangiamo a quello che respiriamo. Abbiamo aderito al progetto Geneo con la LIT proprio per monitorare e fare dei carotaggi sul territorio per verificare il valore, i valori dell'inquinamento di tutti gli elementi naturali di questo territorio, di Martano ma non solo, e presenteremo poi i dati a tutta la popolazione. Lo faremo senza nascondere nulla. Così come abbiamo cercato e stiamo cercando di monitorare tutti gli edifici pubblici rispetto al radon. Siamo stati uno dei primi comuni in provincia di Lecce a installare i misuratori del radon, proprio perché anche da questo siamo convinti che derivino dei problemi che poi hanno una loro risultanza dal punto di vista oncologico. Su tutti i temi ambientali cerchiamo di porre l'attenzione. Lo diciamo in questa scuola perché i ragazzi devono stare attenti a quello che dovranno fare domani da amministratori, alla tutela del territorio e del paesaggio. Quindi un filo verde, non più un filo rosso, io dico un filo verde, deve collegare tra di loro le generazioni. Leggevo, e poi concludo, un articolo qualche giorno fa, cui si dice che in Italia c'è una sensibilizzazione ambientale molto più alta e quindi c'è un livello di inquinamento decrescente. Tuttavia, oggi paghiamo i danni di tanti anni, parlo degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, di inquinamento che è stato assorbito dal nostro territorio. Allora l'attività di cura, di bonifica e di attenzione e ovviamente lo sforzo che si deve fare da parte di tutte quante le amministrazioni, ovviamente di livello superiore, mi riferisco alla regione, mi riferisco al governo, di finanziare la ricerca. E qui abbiamo persone che lavorano e che grazie anche alla ricerca cercano di trovare le soluzioni. A loro, e concludo, va ancora di più il mio ringraziamento, così come nello sposare il progetto Io non mollo, devo dire che il supporto da un punto di vista psicologico sia ai malati oncologici, sia ai familiari che devono supportare e anche, come dire, dare man forte e cercare di non buttare giù il morale a chi viene attraversato, viene incontra nel suo percorso di vita questa malattia, credo sia fondamentale. Da parte nostra come amministrazione ovviamente il massimo sostegno e il massimo supporto. Grazie. Mi sentite? Perché ce l'ho un po' di... Va bene. Allora, intanto un ringraziamento a voi ragazzi, perché voi siete la nostra speranza e il futuro. Un ringraziamento alla professoressa, alla padrona di casa, per questa bellissima iniziativa e al sindaco che ha detto delle cose bellissime e che ci ha permesso di fare questi due giorni di oncologia. E permettetemi di ringraziare amichevolmente ma anche proprio sentimentalmente tutti gli amici che conoscevo, che ho conosciuto ieri sera del comitato della, e ancora devo impararlo perché è una cosa appena nata, e del comitato Io non mollo, che spero diventi
presto una onlus per aiutare sempre tutti noi operatori, da medici, da infermieri, da pazienti, da ex pazienti, a diciamo migliorare la storia naturale di questa malattia. Io ho il compito di rappresentare qui, e ne sono onorata, l'oncologia medica di Lecce, essendo la facente funzione di direttore della unità di oncologia medica di Lecce. E avevo pensato di parlarvi, innanzitutto il mio compito è quello di parlarvi dello stato dell'arte dell'oncologia medica nella nostra provincia. E mi sono subito chiesto stamattina presto, quando ci pensavo, che avrei dovuto lamentarmi, come tutti. Noi ci lamentiamo, perché ci manca questo, ci manca quest'altro, la direzione non ci è vicina, e mancano i medici, mancano gli infermieri. Mi è stato detto di parlare in maniera da essere recepita da voi ragazzi, quindi proprio ci mancano tante risorse, ci mancano anche le forze qualche volta, come in questo periodo in oncologia medica mancano molti medici per gravidanza eccetera, quindi dobbiamo fare lo stesso lavoro con minori risorse. Ogni giorno ci sono criticità, ci sono urgenze. Ma io non mi volevo lamentare, specialmente con voi. Però non posso non dirvi che dobbiamo assolutamente tutti insieme abbattere quella che è una spina nel fianco della nostra provincia, della nostra regione, meglio, la mobilità passiva. Cioè la gente che si ammala di cancro scappa al nord, scappa al nord. Capire perché, sapere perché, sappiamo perché, alcune volte è giusto, altre volte bisogna confrontarsi perché ciò non accada. E la regione Puglia si sta dando da fare da questo punto di vista, vi spiegherò poi, non è il momento. Ma invece di lamentarmi o di lamentarci e di migliorare questa mobilità passiva con la rete oncologica regionale di cui parlerò brevemente, perché voglio lasciare poi naturalmente la parola ai miei relatori, così più importanti di me anche per certi aspetti anche molto più specifici. Io volevo parlarvi di una parola che ho imparato da studente e che ancora da quasi pensionata vi devo dire. Prevenzione. La prevenzione e quindi la diagnosi precoce, nonostante tutti i migliaia di progressi quotidiani della oncologia e della ricerca, la prevenzione rimane ancora il messaggio più importante che noi medici, noi operatori sanitari possiamo dare ai giovani. Prevenzione primaria e secondaria e quindi stili di vita. Quando il preside mi ha parlato, scusi, il sindaco ha parlato giustamente dell'inquinamento atmosferico, voi sapete già che ce n'è tanto, di scariche che si trovano ogni giorno, l'ILVA, tutte queste cose qui che voi conoscete. Voi dovete sapere, per esempio, che l'alimentazione, forse più del fumo o al pari del fumo, è la prima causa che fa ammalare le persone di cancro, una cattiva alimentazione. Eppure ci riempiamo la bocca, siamo i detentori della dieta mediterranea che è addirittura stata designata come patrimonio dell'umanità, ma noi siamo una regione che mangia male. Siamo tra le prime regioni che mangiano male
che si alimentano male. L'altra cosa di cui vorrei parlarvi è sicuramente il movimento fisico. Il movimento fisico addirittura recentissimo si è visto uno studio scientifico appena pubblicato da una rivista tra le più importanti del mondo, addirittura si è visto che l'alimentazione e l'attività fisica alle donne malate di cancro abbassa il rischio di recidiva. Solo una buona alimentazione e l'attività fisica. Pensate quanto possa fare a un soggetto sano. Queste sono le due cose che io vorrei che vi portasse a casa. Anche i giovani purtroppo sono in sovrappeso, tanta gente lo è anche, per cui la prevenzione, l'assenza di fumo, l'alcol misurato e l'attività fisica sono il messaggio che io vorrei che voi portaste a casa innanzitutto. Per informazione, poi vi dico a proposito della mobilità passiva e della organizzazione che la Regione ha preso a cuore e che nel 2019, come promesso, partirà, non senza migliaia di difficoltà, la rete oncologica pugliese. Che cos'è? Cosa sarà? Che cos'è? Ieri abbiamo parlato tanto con gli amici che vedo qui anche in sala. L'informazione innanzitutto. Ogni provincia ci saranno 18 gruppi di ascolto che si chiamano coro, formati da un oncologo, uno psicologo, un amministrativo e tante altre figure importanti che risponderanno ad un numero verde a chi ha un sospetto o una diagnosi di tumore. Da quel momento, insieme al medico di base, che è una persona che dobbiamo assolutamente coinvolgere sempre di più e che sarà coinvolta in questi gruppi perché è la prima persona che deve essere informata e deve essere vicino al suo paziente. Una volta che si telefona, il paziente, l'ammalato o la persona sana che deve fare diagnosi e si deve tranquillizzare oppure deve intraprendere un percorso oncologico, verrà presa in carico da questo gruppo e verrà indirizzata dai gruppi multidisciplinari, che è l'altro concetto importantissimo. Da soli non si va da nessuna parte, nel mondo scientifico in particolare. Noi, ancora prima della Regione Puglia, in oncologia medica, abbiamo istituito i gruppi multidisciplinari. Che cosa vuol dire? Per ogni organo e quindi per ogni patologia tumorale che colpisce questo organo, ci si riunisce nel pomeriggio con tutte le personalità del campo oncologico, radiologo, oncologo, chirurgo, radioterapista, psicologo, eccetera, per discutere il caso tutti insieme e dare una risposta la migliore possibile, la più uniforme possibile, secondo le linee guida internazionali, perché noi dobbiamo rifarci alla scienza, al mondo scientifico, per essere competitivi con appunto il nord. Noi in oncologia questo già lo facciamo e quindi con il paziente che telefona a questo gruppo d'ascolto verrà discusso e ricevuto nel gruppo multidisciplinare e gli sarà aperto un percorso dedicato senza più liste d'attesa per essere preso per mano e curato dalla prevenzione, permettetemi di dire, anche qualche volta al fine vita. E noi siamo una delle poche regioni che abbiamo purtroppo anche l'hospice, che è un posto dignitosissimo dove il paziente terminale con dignità va a finire i propri giorni.
queste cose in oncologia sul territorio a legge ci sono, non siamo informati, dobbiamo informare come stiamo facendo oggi, dobbiamo parlare ai giovani che torneranno a casa, che lo diranno ai propri genitori, ai propri nonni che sono giovani anche loro ormai, e quindi dobbiamo sempre e comunque fare queste riunioni, e Dio vi benedica anche a queste onlus che aiutano e ogni tanto ci fanno uscire da quei posti dove arriviamo la mattina, non sappiamo quando usciamo, per capire che servono altre queste, anche queste cose. Grazie. Do la parola al dottore Cocciolo Alessandro, aiuto della oncologia pediatrica di Lecce. Grazie Alessandro. Ci fa sempre piacere partecipare soprattutto a eventi che coinvolgono i ragazzi, nell'oncologia pediatrica soprattutto. Vi porto i saluti della dottoressa Tornesello, che è il primario, che doveva essere qui, purtroppo per altre vicissitudini insomma non c'è potuta essere. E quando vedevo in qualche modo il tema, mi piaceva fare delle riflessioni con voi su quanto riguarda la ricerca nell'ambito oncologico, ma soprattutto nello specifico di quello che mi occupo io, dell'oncologia pediatrica. Servono dei numeri alti,
o comunque serve un tempo molto lungo. È chiaro che per raggiungere quella che è la significatività statistica di uno studio serve avere un numero di pazienti significativo, alto, e quindi le ricerche, se noi fossimo soltanto il centro di Lecce o il centro di Roma o il centro di Milano a fare ricerca, saremmo, vabbè, andiamo avanti, io sono tanto qui, ok? Sì, io più giusto per avere un po'. I numeri sono 7, vabbè, i numeri sono, non sono d'aiuto per quanto riguarda la ricerca. Questo è un dato che noi abbiamo sempre avuto, i tumori pediatrici sono sempre stati tumori rari. Allora, che cos'è successo? Che nel corso degli anni, dei decenni, dal 60 in poi, sono nate le associazioni di oncoematologia pediatrica di ogni stato, sono partite quelle in America, la BOG, la COG, che hanno in qualche modo unito i pazienti. Si è visto che unire i pazienti aumentava la numerosità per poter uniformare i protocolli sperimentali, e quindi in America già dalla fine degli anni 60 sono comparse queste prime associazioni. C'era un unico protocollo per ogni patologia oncologica, pediatrica, e quindi si è visto che col tempo la mortalità per questi tumori andava riducendosi. Ed è una cosa vera anche adesso, anche per l'Italia. Noi abbiamo la nostra associazione, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica, IEO, per cui sul territorio italiano sono presenti 54 centri. Alcuni sono centri periferici come quello di Lecce, poi ci sono dei centri coordinatori per ogni patologia, per le leucemie, per esempio Padova, il Bambino Gesù, per valutare i tumori cerebrali, che in qualche modo coordinano il protocollo unico per ogni singola patologia. Così non si disperdono i pazienti e i tempi delle ricerche in qualche modo si riducono. Quello un po' che succede, diciamo un aspetto collaterale degli scarsi numeri, sono anche i fondi. È chiaro che le industrie farmaceutiche investono dove c'è tanta numerosità, e l'oncologia pediatrica è un po' dimenticata da tutti, dalle ditte farmaceutiche, dalle ricerche sponsorizzate eccetera, dai nuovi farmaci, siamo un po' dimenticati, perché chiaramente questi numeri non ci aiutano. Ma anche questo è un dato non nuovo, con il quale noi conviviamo dall'esordio, dall'inizio delle oncologie pediatriche, e allora si sono create delle associazioni intorno a noi, diverse, associazioni non profit, che di solito sono delle associazioni dei genitori che in qualche modo ci danno una mano localmente, perché ci aiutano a aiutano le famiglie più bisognose, aiutano anche gli spazi, devono essere degli spazi dedicati ai bambini, e quindi ci aiutano ad arredare, a creare giochi, a trovare soluzioni diverse, sempre innovative, per non annoiare i bambini ricoverati. Ma poi, nel corso del tempo, così come si è creata la rete delle oncoematologie pediatriche, si è creata anche la rete delle associazioni dei genitori delle oncoematologie pediatriche in Italia, e si è andata a creare la FIABO, quindi la federazione di tutte le associazioni di genitori a livello nazionale, per cui ogni associazione ha sì dei compiti da svolgere a livello locale, ma poi anche a livello nazionale ci sono dei progetti, tra cui anche aiutare i fondi delle ricerche in oncoematologia pediatrica. E questo quindi è un altro dato importante. Un altro aspetto che riguarda la ricerca in oncoematologia pediatrica è l'effetto tardivo dei farmaci che noi utilizziamo. Ogni farmaco, i chemioterapici, ma i trattamenti in genere, le radioterapie eccetera, hanno degli effetti tossici a lungo termine, che significa che si possono verificare dopo 5, 10, 20 anni dal termine dei trattamenti.
Questa cosa è chiaramente vera in tutti i pazienti, anche nell'adulto, ma a maggior ragione è importante quando si ammala di tumore un bambino di 5 anni che avrà tutta la vita davanti una volta guarito. E quindi la nostra ricerca non mira soltanto ad avere dei farmaci quanto più efficaci possibili, ma anche farmaci meno tossici possibili. E un altro filone importante è quello di capire chi deve fare cosa, cioè in base all'aggressività del tumore capire chi ha bisogno di alcuni farmaci più tossici, quindi di trattamenti più aggressivi, e chi invece ha bisogno di farmaci meno aggressivi. Questi fattori, quindi lo studio di questi fattori, si chiamano fattori prognostici, è un filone importante di ricerca della reumatologia pediatrica, proprio mira a questo, per poter capire bene chi deve subire dei trattamenti più importanti. Avevo fatto delle diapositive, degli esempi, perché questi filoni di ricerca sono in continua evoluzione, ma si fa già adesso, per esempio con le leucemie, che sono i tumori più frequenti che noi vediamo, in base ad alcuni parametri che si vedono anche in corso di trattamenti, il trattamento dura 2 anni, quindi piuttosto lungo, che cosa si fa? Si identifica un rischio del paziente. Il rischio che può essere alto, per cui quel paziente dovrà subire delle terapie molto importanti, a volte anche di trapianto, ma poi rischi intermedi, rischi bassi, che invece necessitano di terapie più blande, che sì, sono terapie più semplici, ma che ridurranno gli effetti tossici successivi. Ho parlato prima degli scarsi numeri dell'oncologia pediatrica. Allora, la domanda che gli oncologi pediatri si sono sempre chiesta è: ma noi alla fine possiamo utilizzare i dati dei tumori degli adulti e portarceli nella nostra popolazione, nei bambini? Perché questo sarebbe veramente un aiuto importante in termini di tempo di ricerca, ci aiuterebbe molto. In realtà no, non è possibile, sono stati fatti tanti studi per cui si è visto che molto spesso i tumori dell'adulto e i tumori pediatrici condividono insieme soltanto lo stesso nome. Un dato per tutti, per esempio per alcuni tumori cerebrali che si chiamano i gliomi, sia come caratteristiche dove si collocano i tumori dell'adulto sono più emisferici, più superficiali, diciamo, nel sistema della corteccia cerebrale, più frequentemente sono più profondi nella popolazione pediatrica, ma poi hanno anche gradi di differenziazione, aspetti, morfologie, biologia molecolare ben diversa. Lo stesso vale per le leucemie. Se noi mettiamo a confronto le leucemie dell'adulto e le leucemie pediatriche, proprio l'aspetto biologico è assolutamente diverso. Quindi non possiamo utilizzare dei dati della popolazione dell'adulto nella popolazione pediatrica. E questo è un altro dato un po' a sfavore dei tempi di ricerca, no? Quello che sta accadendo nell'oncologia pediatrica è un po', se ci facciamo anche all'oncologia dell'adulto alla fine, è quello oggi che non ci basta sapere il nome e il cognome di un tumore, sapere come si chiama, ma è importante capire la biologia del tumore, quali sono gli aspetti biologici che creano, che danno al crescimento di invasività, quelle che sono le caratteristiche maligne del tumore. In quella che oggi si definisce medicina traslazionale, medicina di prevenzione. In oncologia pediatrica, cioè quello che è sempre successo storicamente, è che si prendeva un farmaco proveniente chiaramente dalla popolazione dell'adulto e si verificava la sua efficacia nella popolazione pediatrica, i dosaggi da utilizzare, eccetera. Questo, siccome proprio non c'è corrispettivo tra tumore pediatrico e tumore dell'adulto, non è possibile. Quindi si è tornato un po' in laboratorio ad analizzare quali sono le molecole che possano essere utilizzate specificatamente nella popolazione pediatrica. Ed effettivamente sia in America che in Europa quello che sta succedendo è che si dà molta importanza agli studi clinici che si stanno facendo e sono in corso. Abbiamo il MAPAX, per esempio, in Italia, ci facciamo
trauma, può essere la leucemia, può essere il neuroblastoma, può essere il tumore cerebrale, qualunque esso sia, ma l'importante è che ci sia quella molecola, viene dato un farmaco specifico per quella alterazione genetica e in qualche modo si vede la risposta. In Europa ci abbiamo questo, sono vari in realtà, noi collaboriamo con la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e la Germania al MAPAX, per esempio, il centro di riferimento italiano è Roma, quindi ne facciamo parte anche noi, attualmente sono stati arruolati circa 120 pazienti. E niente, questo è un po' il racconto di quelle che sono le nostre problematiche nell'ambito dell'oncopatologia pediatrica e quello che stiamo cercando un po' di fare. Avevo delle diapositive ma non per niente, va bene così. Va bene, grazie. Con piacere do la parola al professor Franco Di Mercati, presidente FISM, prego, che ci parlerà della innovazione tecnologica della diagnostica e della terapia. Bene, ringrazio per l'invito, è stata una cosa molto importante il tema e il fatto di parlare agli studenti dell'ultimo anno, perché l'impostazione che io voglio dare a questo tema è quello di far vedere quali sono le prospettive di lavoro per il futuro, perché l'innovazione tecnologica è galoppante e quello di cui noi abbiamo bisogno è abituarsi al cambiamento. Ricordo un incontro fatto con il ministro Lorenzin, in cui si parlava di un tavolo tecnico di innovazione tecnologica, per cui l'industria diceva: noi siamo in grado di fornire strumenti innovativi che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici o meno, e siamo in grado di darli, siamo anche in grado di rischiare tanto per essere pagati al raggiungimento dell'obiettivo, cosa molto importante, quindi vuol dire io mi gioco un ruolo. Il ministro in questa frangente disse: sì, l'introduzione di un dispositivo nuovo in realtà è un cambiamento di procedura. Poi tutti gli altri hanno cominciato a dire la loro, dal fatto che il DM diceva che saremmo in grado di far diagnosi con l'intelligenza artificiale, i tumori della mammella, i tumori del polmone, eccetera. Poi qualcuno ha cominciato a dire: ma c'è anche un problema etico importante, perché con tutte le innovazioni tecnologiche anche nella biologia non potremmo fare prevenzione, ma sapere che cosa avrà il malato, il paziente nel tempo. Quindi dirlo o non dirlo diventa un problema estremamente importante. Quindi tutto ciò che io posso fare può avere un impatto significativo. Poi io faccio un intervento finale e poi dissi: io ho sentito lei, ministro, stamattina parlare a Roma del settore oncologico, dove lei ha detto che l'introduzione dei nuovi farmaci per l'epatite C avrebbe portato ad una netta diminuzione dei trapianti di fegato, perché l'epatite C è molto legata all'epatocarcinoma. E allora io dissi al ministro: lei comunque, siccome lei ha detto che l'introduzione di un dispositivo nuovo, di una nuova tecnologia, vuol dire in pratica un cambio di procedura, lei sa qual è il vero problema della sanità italiana. L'età media degli esercizi della sanità italiana è alta e la resistenza al cambiamento è il vero problema. Cioè dire ad una persona che si è giocato un ruolo in un determinato settore deve cambiare è estremamente difficile, per cui io non so come lei potrà dire ai chirurghi: non mi servite più. Vi faccio un esempio: prendete tutta la patologia legata alle ulcere gastriche. L'intervento di ulcera gastrica era l'intervento dei chirurghi di elezione. Beh, non ce ne sono più, tranne che per l'endoplasia. Quindi c'è un cambio strutturale. Allora a quel punto io dissi: bene, mentre l'industria può tagliare un ramo, licenzia 2.000 persone e riparte, la sanità deve abituare le persone a ragionare in modo diverso. E l'evoluzione tecnologica è tale per cui io ho un'evoluzione che, se una volta si diceva che in 10 anni cambia completamente la medicina, adesso cambia in 5 anni. In alcuni settori, io sono radiologo, dunque il neuroradiologo, cambia ancora di più,
cambia e quindi noi dobbiamo continuamente adattarci e ricominciare a ristudiare non è una cosa facile per una persona di 40 anni o 50 anni. Io ho colleghi che fanno l'ecografia ma non sanno fare la TAC, ho colleghi che fanno la TAC e non fanno l'ecografia o che non fanno la risonanza e quindi ho dei problemi enormi in un campo specifico, non oso pensare in campi applicativi dove l'introduzione della chirurgia robotica, un modo completamente diverso di approcciarsi al paziente, dove io devo stare davanti a un computer immerso in una realtà tridimensionale e l'apparecchiatura opera. Bene, ritornando a voi, il concetto di fondo è che tutte queste cose richiedono professionalità diverse. Non è più il medico deve cambiare, ma accanto a lui ci deve essere un'equipe che deve cambiare, perché chi poi maneggia queste attrezzature deve essere una persona in grado di farlo, che cambia continuamente. Quindi la logica è quello che io dico a voi studenti, che siete abituati al cambiamento perché siete abituati agli strumenti in cui cambiano le cose, in brevissimo dovete mantenere questa possibilità di cambiare, dovete mantenere questa curiosità nel cambiare e diventa estremamente importante. Poi, tornando al discorso centrale che è quello oncologico, la centralità del paziente è anche legata alla sua psiche, cioè alla sua interezza, al suo ambito familiare. Quindi il paziente cerca certezze, certezze in certi campi non possono essere date, quindi sapere che alcune certezze non possono essere date vuol dire, non dico abituarsi alla malattia, ma sapere che io devo non mollare, quello che si dice, cioè devo non mollare, cioè devo avere comunque la speranza. E io ricordo a voi un passaggio molto preciso e molto che aiuta. La medicina non è una scienza esatta. Quindi ricordatevi che la medicina può sbagliare nel non far diagnosi, ma può anche sbagliare nel fare diagnosi errata. E quindi la speranza esiste sempre. Io ho sentito molte persone che hanno avuto problemi anche plastici importanti, che hanno avuto una vita molto lunga e ce n'è qualcuno ancora in vita che ha fatto il 3-1. Quindi probabilmente la resistenza che lui ha psicologica, la motivazione eccetera, aiuta le persone. Quindi è estremamente importante. Quindi ritornando a noi dell'innovazione tecnologica, che cosa servirà? C'è una legge di recente introduzione che si chiama legge 100 di Arco, che mette all'inizio della legge la prevenzione dell'errore, cioè la gestione del rischio. C'è una nuova professione che non sa, che non c'è ancora codificata, che è chi esamina i passaggi per vedere dove c'è l'errore, per evitarlo, cioè imparare dagli errori. Questo ad esempio è tipico dell'aviazione, cioè dell'aviazione quando casca un aereo si va a vedere il perché, per evitare che queste cose succedano. Questo deve essere fatto anche in sanità, quindi questa è una nuova professione. La professione di quello che analizza i processi per andare a capire dov'è l'errore. Molte volte l'errore è proprio di procedura, ma molte volte l'errore sono di scelte strategiche, anche amministrative, sbagliate. Cioè introdurre nuove tecnologie dove non ci sono evidenze è un problema. E abbiamo sentito l'oncologia pediatrica che prima ha detto servono grandi numeri per decidere se una terapia funziona o non funziona. E grandi numeri in pediatria non si possono fare perché i bambini non sono facilmente utilizzabili come cavi, ovvio, questo ci mancherebbe. Quindi il discorso della rete che è stato introdotto prima deve essere che per aumentare il numero bisogna collegarsi in rete, e la rete non è più neanche regionale, non è più neanche nazionale, è una rete internazionale, è una rete che deve usare tutti quei casi finalizzati a quella mentalità. Io ricordo una carissima amica, una radioterapista, che mi disse mi hanno chiesto di fare la presidente della società scientifica del Basilicum. E uno si mette a ridere, intanto, e poi si ferma e comincia a ragionare. Allora, esistono delle patologie di frontiera in cui non si sa qual è quello specialista che deve intervenire per risolvere una problematica. A me è capitato un caso che riguarda un cittadino, si è infilato una punta da trapano in un occhio e quindi quando è arrivato in ospedale il problema chi l'operava? Sicuramente l'oculista, però se entrava nel sito sferoidale era l'otorino, se entrava all'interno della scheda cranica il neurochirurgo, se
se andavi in bassa era lo smutoliamo. Quindi il concetto di fondo era capire che ci sono alcune patologie di frontiera che in realtà sono terra di nessuno, quindi solo il collegamento in rete, qui la grossa importanza della informatica e la grossa importanza del conoscere i processi, la grossa importanza di sviluppare dei software che siano in grado di dare una mano, non come intelligenza artificiale che sostituisce, ma che può aiutare. E questo è estremamente importante, perché ricordiamoci che le macchine non fanno diagnosi, non esiste. Cioè, se io avessi una macchina che fa diagnosi, avrei la vita fuori dall'ospedale, non è così. Cioè, la diagnosi viene fatta dalle persone che devono valutare cosa c'è. C'è un altro passaggio molto delicato, che è l'innovazione tecnologica, oramai porta alla minima utilizzazione dei dispositivi. Non posso farvi vedere le diapositive, ma comunque ci sono, poi le vedrete se volete come studenti. Ci sono dei dispositivi di queste dimensioni in cui io infilo un dito e mi danno la pressione arteriosa in continuo, la frequenza cardiaca, il volume circolante, il battito, il volume circolante cardiaco, la pressione, l'emoglobina, l'ematocrito, semplicemente mettendo un dito. Poi l'affidabilità non sarà del 100%, ma mi dà un'indicazione. Ci sono degli apparecchi ecografici che sono grandi così, io l'ho portato in Kenya, grande così. Un ecografo che ha queste dimensioni, oramai grandi così, e ti permettono di vedere, di fare diagnosi o comunque di avere dei sospetti clinici. Quindi vuol dire che io devo cambiare proprio la metodologia di lavoro. Una volta il medico aveva davanti a sé il paziente, quindi lo vedeva, parlava con lui, usava le mani, usava un dito, usava l'odore, ok? E parlando con lui cercava di sospettare una diagnosi. Adesso tutto questo può essere facilitato mettendo l'utilizzo di queste semplici attrezzature che mi fanno cambiare completamente approccio, perché altrimenti se noi non facciamo questo ragionamento partendo dalla base, dalle condizioni di fondo, che è sempre guardare il paziente, parlare con lui, capire qual è la sua problematica, eccetera, con questi strumenti io comincio a dire fai questo esame, fai quest'altro, ci vediamo fra un po', eccetera. Il paziente comincia a girare come una trottola. E poi cosa succede? Succede che quello che manca in realtà, oggi come oggi in Italia, sapete che cos'è? Il vecchio medico internista. Cioè quel medico che deve capire che avendo due o tre patologie, tu devi avere una strada diversa, la cosiddetta medicina personalizzata. Quindi questo è estremamente importante. Quindi le professioni che serviranno, sicuramente quella medico, ma tutta l'assistenza al paziente, assistenza di tipo infermieristico, specializzato o meno, tutta l'assistenza tecnica, dalla parte di radiologia, alla parte di laboratorio, a tutta la parte di genetica, di biologia, la parte fisica, il controllo dell'inquinamento che abbiamo detto prima, ma anche il controllo dell'inquinamento dovuto a macchine, sotto il punto di vista delle azioni ionizzanti, eccetera. L'ingegneria gestionale, cioè sapere come far collaborare le persone, l'informatica, la dorsale informatica, eccetera, l'analisi del dato, sapere fare ricerca, quindi avere tutti i dati di statistica che sono importanti per capire se ciò che io faccio ha un senso, ha un valore. Quindi, e la psicologia, cioè il fatto di parlare con le persone, parlare con i familiari, cercare di capire quali sono le prospettive nella vita. Queste sono le nuove, non sono le nuove, sono le vecchie ma anche le nuove, eccetera. Ma la cosa più importante è sapere che nella vita vostra voi avete delle necessità di cambiamento del vostro lavoro che sono la base per mantenere l'essere umano vivo. Noi purtroppo, io dico da me, eccetera, io nel campo della biologia ho dovuto cambiare 5, 6, 7 volte, cioè le tecnologie, dalla radiologia tradizionale, all'ecografia, alla TAC, eccetera. Ma voi lo dovete fare ancora di più, ma lo dovete fare di più non solo nel vostro lavoro, anche nel rapporto con le persone, stando molto attenti a non essere plagiati e influenzati dai media. Perché il problema grosso è che si parla tanto di mala sanità, perché la mala sanità riempie, ok? Non si parla mai di buona sanità, non si parla mai di quante persone vengono salvate, non si parla mai di questo. Perché? Perché interessa tanto sapere le cose che non vanno? Perché non si dicono invece le cose che funzionano? Per quale motivo?
Per quale motivo la gente? Perché si cerca di influenzare con questo la mentalità delle persone. E quindi da questa cosa qua bisogna imparare che noi dobbiamo essere autonomi, non dobbiamo essere influenzati, e questo è il grosso problema. È quello che sta succedendo in questo momento in tutto il mondo. E quindi attenzione, voi siete ancora giovani, io un po' meno ovviamente, ma voi potete avere una cosa dalla vostra, cioè cercare di essere oggettivi. Quindi questi sono i suggerimenti che io vi do, perché l'innovazione può essere giusta, ma l'innovazione è l'innovazione dentro di noi. Grazie. La parola all'amico Fernando Lupo, direttore dell'unità operativa di neuroradiologia dell'ospedale di Lecce, sulla innovazione tecnologica per la diagnosi e la cura del paziente, con degli esempi completi in neuroradiologia. Grazie Fernando. Grazie a voi. Avevo preparato una relazione fatta di molte immagini, perché io lavoro con le immagini, però mi sono subito adattato al sistema, perché è la mia professione che mi costringe giornalmente ad adattarmi al nuovo sistema. Infatti esco da casa per fare determinate cose con certe idee e 5 minuti dopo devo cambiare. Questo perché? Perché fa parte proprio del sistema. Questo è per farvi capire che cos'è la medicina attualmente. E per parlare così, per darvi un'idea della mia relazione, vi dico semplicemente, vi parlo della mia vita, che è la cosa più semplice. Io nel 1968 mi sono diplomato al liceo scientifico di Lecce. Appena diplomato avevo la mania, perché mi è rimasta comunque, quella mania per la matematica. Infatti il mio professore di matematica si arrabbiava spesso con me, perché quando cominciavo mi dava un'equazione di primo grado, quanto di secondo grado, incartavo. Quando invece mi dava un'equazione, fammi un grafico, io lo facevo in 5 secondi. Quello dice, ma mi fai spiegare come vai a combinare questa cosa? E ancora non ti ho capito. Non ho capito manco io. E dato di fatto, praticamente, che finisco di fare il diploma e vado a Perugia a scrivere l'università. Arrivo lì, non so se chi di voi sia stato a Perugia all'università, a Vecchio Ateneo, sotto, perché stavano tutte le segreterie, erano sotto, c'era la facoltà di medicina, la facoltà di ingegneria stava accanto. Come quello di ingegneria sta litigando con qualcuno, con un ragazzo, con un collega che stava per laurearsi, però con un segretario che non si trovava i verbali, mi ha detto, qua c'è troppo trambusto, mettiamoci in medicina, non se ne parla più. Mi sono ritrovato in medicina. Ecco perché mi sono ritrovato medico. Però in tutto mi è rimasto sempre il pallino della matematica. Mi sono laureato negli anni 70 in medicina, però restavo sempre, perché devo fare il medico di base, non mi piace sicuramente, oppure l'ho fatto, anche il ufficiale sanitario nel mio paese, io sono italiano, ma l'ho fatto per poco tempo. Dopodiché dico, mi sono iscritto alla scuola di specializzazione in neurologia, mi sono diplomato, cioè ho preso la specializzazione in neurologia prima, dove praticamente mi ha coinvolto al punto tale, perché la neurologia, chi di voi non la conosce, può essere paragonata a un impianto elettrico. È la stessa cosa, cioè praticamente gli impulsi elettrici partono dalla corteccia cerebrale e arrivano perifericamente. Questo per quanto riguarda gli impulsi motori, e l'esatto contrario per gli impulsi sensitivi, partono dalla periferia e arrivano al centro. Bisogna semplicemente conoscere le cassette di distribuzione dove stanno. Ma tutto questo praticamente, quando io mi sono specializzato in neurologia, ancora non, la neuroradiologia era ancora agli albori. Cioè, che cos'è la neuroradiologia? È quella branca che si occupa della diagnostica del sistema nervoso. Allora io volevo vedere, capire esattamente come funzionano, dove stanno queste cassette, perché si studiava dal punto di vista fisiopatologico, dove stanno, fisiologico, anatomico, però non si vedevano. Da lì praticamente mi ha talmente coinvolto, mi sono anche specializzato in radiologia. Quindi a questo punto ho lavorato dall'inizio come neuroradiologo, facendo prima gli esami vascolari, cruenti, perché all'epoca quando ho cominciato io non c'era neanche la risonanza, l'ecografia neanche c'era. E allora dovete sapere, voi che attualmente siete tutti gli anni di questo percorso di studio,
quanto è importante la fisica. La fisica praticamente è lo strumento attraverso il quale noi riusciamo a estrarre immagini dal corpo. Riusciamo a vedere praticamente qualsiasi cosa, attualmente noi in qualsiasi patologia riusciamo a vedere o i segni diretti proprio della patologia o i segni indiretti attraverso appunto questi mezzi fisici. Basta pensare che la radiologia, proprio l'RX, cioè le radiazioni ionizzanti, sono state scoperte nel 1895. Siamo nel 2018, potete immaginare che in 120 anni la medicina è cambiata. È cambiata tanto vero che molto spesso quella semiotica, perché io avevo un professore di semiotica medica che era ostico, noi lo chiamavamo Piero Gamba di Legno, che era tutto dire, praticamente questo ha scritto dei libri di semiotica, era la semiotica fisica, cioè nel senso che io devo conoscere i segni sul corpo umano, fare una serie di manovre per conoscere praticamente la patologia, per tirare fuori la diagnosi. Bene, da quando ho finito a oggi, devo dirvi che quella semiotica forse mi serve al 20%. Non dico che non mi serve, perché questo è importante. Perché al 20%? Perché tutto l'80% ormai è semiotica strumentale. Cioè nel senso io, e questo perché mi sono adattato anche al sistema, ai nuovi tempi. Perché? Perché praticamente cosa voglio dire? Mentre prima c'era un rapporto medico-paziente che era quasi tra confessore e prete, ora invece il paziente stesso è diventato lui stesso un partecipe, un attore di questo rapporto. Quindi non si è più accontentato dell'idea della sua patologia, ma ha voluto, come d'altra parte è stato portato anche dai media, al riscontro oggettivo della sua patologia. Dal riscontro oggettivo come lo può ottenere? Attraverso l'immagine, non ci sono alternative. Cioè io facendo una TAC, praticamente, anche perché il sistema di immagini è diventato sempre meno cruento, io ho cominciato ad esempio a fare la diagnosi di patologie del sistema nervoso facendo la ventricolografia, facendo l'encefalografia frazionale, cioè iniettando aria, iniettando mezzi di contrasto direttamente nel cervello. Ma ora non si fa più questa roba, ormai è storia. Ora praticamente basta la risonanza magnetica fatta in determinato modo, cioè utilizzando campi magnetici io riesco a vedere quello che prima potevo immaginare. Ma in tutto questo il sistema è ancora cambiato. Cioè io ora sono responsabile di una unità operativa complessa di neurochirurgia che è partito come diagnostica quando io sono venuto a Lecce nel 1992, c'ero stato anni perché io sono originario di questa zona, ma praticamente sono stato sempre fuori, sia all'università, sia al Policlinico di Bari, sia a Potenza. Quando nel 1992, perché poi negli anni 80, sono cominciate tutta una serie di tecnologie nuove, innovative, per cui gli stessi mezzi fisici che noi utilizzavamo per estrarre immagini, ci siamo accorti che potevano essere utilizzati anche per fare terapia. Come la radioterapia. La radioterapia, per esempio, è quella che ha avuto il boom negli ultimi anni proprio per quanto riguarda l'oncologia. Ma non soltanto l'oncologia. Noi abbiamo visto che, per esempio, l'esame angiografico, che è quello che quell'esame che attraverso un arco, un catetere o qualcosa entra nel sistema vascolare e vede tutti i vasi che vanno a erorare i vari organi, così come il cervello, attraverso quello stesso sistema noi abbiamo capito, scoperto che possiamo anche operare alcune patologie, cioè senza aprire. E quindi siamo passati dalla chirurgia tradizionale dove si pigliava il pezzo, si apriva, si tirava e si dava a capo, ora non siamo più niente. Cioè ora praticamente una grossa parte di trattamenti che vengono fatti attraverso una chirurgia mini-invasiva, o attraverso praticamente la via vascolare o all'esterno. E allora, questa si chiama radiologia e neuroradiologia interventistica. Cosa si fa in questo modo? Si fa praticamente il trattamento di patologie degenerative del sistema nervoso, per esempio il Parkinson, tutte le malattie extrapiramidali possono essere trattate attraverso questo sistema. Quando non rispondono più ai farmaci si ricorre a questi sistemi.
oppure i tumori, molti tumori praticamente pelvici si possono trattare attualmente attraverso gli ultrasuoni focalizzati. Cioè cosa sono gli ultrasuoni focalizzati? Cioè gli ultrasuoni, cosa sapete, sono quelle onde sonore che hanno una bassa frequenza, ma sono tali per cui attraversano i corpi, ma noi non sentiamo. Però se questi non hanno neanche una energia, cioè preso con un singolo, una singola onda, non crea risultati. Cioè, d'altra parte, come facciamo anche alle donne in stato di gravidanza, per vedere se i feti, i bambini come si sviluppano. Il che significa praticamente che c'è tutta... Ma va là. Quindi mi fermo o vado avanti? Vabbè, mi dirà per finire allora, quantomeno vi facciamo vedere qualche immagine. Cioè nel senso risolutiva, può essere palliativa, finalmente l'oncologico
purtroppo a volte non riusciamo, d'altra parte con tutte le chemioterapie innovative che esistono non si riesce ad andare da nessuna parte, oppure quindi cerchiamo di risolvere alcuni problemi, tipo per esempio il dolore, o può essere anche di supporto per altre terapie. Quindi le patologie del sistema nervoso, come potete vedere, sono molteplici, sono diverse, possono essere, diciamo, direttamente interessate al sistema nervoso come indirettamente, però sappiate un punto fondamentale: il sistema nervoso è il bersaglio di tutti gli organi. Cioè praticamente se uno si ammala di una neoplasia in un fegato, in un polmone, in un piede, puntualmente l'organo bersaglio è il cervello. L'esatto contrario non avviene, cioè il cervello lavora per i fatti suoi. È difficile che una neoplasia cerebrale possa passare al di fuori e attaccare un organo extracerebrale. Però siccome tutto il sistema nervoso centrale si trova quindi chiuso in un sistema osseo, la scatola cranica sopra e la colonna vertebrale sotto, quindi non ha modo di comunicare con l'esterno, non ha possibilità di espandersi, non ha possibilità, come per esempio può essere il cuore che si dilata e si restringe, si dilata come i polmoni che si dilata e si restringe negli atti respiratori. Il cervello pulsa con gli atti cardiaci, però praticamente si trova in una scatola cranica, che significa che non può espandersi. E allora tutto quello che avviene nel cervello con quando è attaccato da una neoformazione, si creano praticamente, o il nevrasma di per sé, si creano tre sintomi o tre situazioni diverse: l'ipertensione endocranica, il dolore e ovviamente i deficit neurologici. Cioè uno praticamente, a seconda di come o dove c'è la lesione, ovviamente c'è una manifestazione clinica. Quindi vi dicevo, per quanto riguarda l'ipertensione endocranica, poi ci sono una serie di rapporti che non sto più a tediarvi. Comunque tutte queste alterazioni portano a edema cerebrale, e quindi l'edema cerebrale è mal sopportato dal cervello stesso, perché mette il tumore, espandendosi, mette sotto pressione quello che è la parte sacra del cervello, e quindi il cervello, non potendosi espandere perché non trova spazio, perché è circondato da una scatola cranica indeformabile, determina appunto una sintomatologia che può andare dalla semplice deficit neurologico fino al coma. Una delle manifestazioni più immediate a cui siamo abituati è l'emorragia cerebrale. L'emorragia cerebrale è dovuta alla rottura della malformazione vascolare, quasi sempre. Ci sono situazioni oncologiche che si manifestano anche con l'emorragia cerebrale. Cioè ci sono delle lesioni metastatiche specificamente che erodono un vasellino e lo rompono. Rompendolo creano un'emorragia, quindi un ictus emorragico, e siccome c'è, il cervello non riesce a adattarsi alla nuova situazione perché c'è un sangue in più che prima non c'era, a quel punto praticamente il paziente va in coma o comunque manifesta una sintomatologia che può andare da una semplice crisi epilettica allo stato di coma. Qua vedete tutta una serie di manifestazioni, questo bianco vedete nei ventricoli o negli spazi subaracnoidei è la presenza di sangue. Sangue che in questo caso è dovuto alla rottura di un aneurisma indicato con la freccina, e quindi l'emorragia subaracnoidea. Quindi aneurismi a go-go, quanti ne volete, trattati per via endovascolare. Vedete? Cioè in questo caso, per togliere questo aneurisma, questa bolla, non è stata aperta la testa, siamo andati dall'interno, siamo entrati nella bolla e l'abbiamo chiusa. Questi sono i risultati. Come in questo caso non si poteva risolvere il problema della bolla perché era troppo grossa o perché chiudendola abbiamo creato dei problemi al paziente, l'abbiamo esclusa ricostruendo la parete dell'arteria attraverso praticamente dei tubicini che noi chiamiamo stent a diversione di flusso, e quindi a quel punto la bolla si è sgonfiata da sola. Così quanto riguarda le malformazioni arterovenose, causa di emorragie imponenti e di morte, l'abbiamo chiusa semplicemente iniettando delle sostanze che noi chiamiamo colle, quindi che seguono la stessa strada che segue il sangue, chiudendo la malformazione stessa. Per quanto riguarda le neoplasie, poi il campo vero e proprio dell'argomento di oggi, vediamo che ci sono diversi metodi per studiarle. Ovviamente l'ecografia è l'unica metodica che non possiamo usare nel sistema nervoso centrale. Perché? L'ecografia contiene e
si basa sugli ultrasuoni, e gli ultrasuoni sono riflessi dall'osso. Essendo riflessi dall'osso, sottolineano indietro e non riescono a superare quindi né la scatola cranica né la colonna vertebrale. A me non si riuscivano a superare fino a qualche anno fa. Poi vi dico che cosa è successo. Quindi qua vediamo degli esempi, il cranio faringioma è un esempio tipico di una neoplasia dell'età giovanile, è una neoformazione che si sviluppa sulla seta turcica e vedete voi praticamente qua non ci dovrebbe essere, dove sta? Non ci dovrebbe essere questa alterazione, e vabbè io qua non c'ho niente per mostrarvela, vabbè, eccola qua, questa alterazione. Questo è tutto un di più che c'è nella scatola cranica e quindi è un tumore che si sviluppa su base, in questo caso, disontogenetica. Poi ci sono altri tumori, cioè le nostre tecnologie, proprio perché non sono invasive, quindi non creano, non sono cruente, non si entra direttamente nel cervello per andare a vedere di che cosa stiamo parlando, ci consentono praticamente i cosiddetti controlli in follow-up, cioè praticamente noi troviamo che c'è un qualcosa che non ci quadra, torniamo a qualche settimana, qualche mese, qualche anno a ricontrollarlo, vediamo che cosa è successo in questo periodo di tempo, che cosa quell'alterazione è cambiata, non è cambiata, aumentata, diminuita. Questo è il caso per esempio di uno, vedete, nel 1996 c'era un'alterazione, guarda caso, che si vedeva solo in questa sequenza, no? Questa sequenza la chiamiamo, è una sequenza flyer, questa è una sequenza T1, ma la T1 praticamente era negativa. Dubbio, 97 maggio 98, questa lesione più o meno restava così. Qualcosa però si cominciava a vedere iniettando contrasto. In questa zona c'era un qualcosa che pigliava contrasto. Luglio 98, esattamente un anno dopo, è diventato un qualcosa di indicibile, cioè praticamente su quell'alterazione si è sviluppato un grosso tumore che quindi siamo di fronte a quello che noi chiamiamo un glioblastoma, che è un tumore altamente maligno e invasivo. Così anche in quest'altro caso. Ma l'altra cosa che non possiamo vedere è qual è la disseminazione della lesione stessa. Lo vedete praticamente in questo caso, si fa anche lo studio del midollo spinale e vediamo che tutta la parte esterna del midollo spinale è come verniciata da questa metastasi che hanno coinvolto tutto lo spinale, che metastasi che sono giunte a livello midollare attraverso il liquor che circola praticamente all'interno della scatola cranica e del canale vertebrale. Ovviamente, come vi dicevo, non ci sono soltanto le neoplasie primitive, ma ci sono anche quelle secondarie e qua siamo di fronte a delle metastasi, una metastasi da polmonare. Poi ci sono lesioni midollari o della cauda, praticamente, che sono alla pari delle neoplasie cerebrali, si possono sviluppare primitivamente nel midollo spinale o nella cauda equina. Ovviamente a secondo di dove si sviluppano ci sono delle manifestazioni cliniche più o meno importanti. Io vi parlo prevalentemente oggi di tumori vertebrali perché sono quelli che, perché non posso parlarvi di tutti i tumori altrimenti dovrei stare fino a domani. I tumori vertebrali hanno localizzazioni di tre tipi, perché dovete tenere presente che il midollo spinale si trova in una canale osseo, questo canale osseo è circondato all'interno, rivestito all'interno dalla dura madre e all'interno della dura madre ci sta il midollo spinale. Quindi le lesioni possono essere extradurali, cioè tra dura madre e osso, intradurali, cioè nella dura madre, oppure possono essere intramidollari. Possono essere benigni o maligni. Ma la manifestazione più importante di questi tumori qual è? Il dolore. Molto spesso il dolore, cioè uno si accorge di avere un qualcosa perché compare un dolore. E allora lo scopo della neuroradiologia interventistica qual è? Quello di alleviare il dolore, cercare di farlo sparire, cercare di risolvere il problema. Quindi si fanno delle centrature se si tratta di radioterapia, oppure si interviene direttamente come palliativo nei casi in cui ci sono metastasi e quindi si cerca di risolvere il problema, oppure
di tipo risolutivo, quando il dolore è localizzato solo in un punto e quindi non si va lì e si distrugge la causa del dolore. Quindi lo scopo è quello di eliminare il dolore, non produrre nuovi danni, perché stiamo parlando di fare interventi su una struttura altamente sensibile che è il sistema nervoso, per cui anche bucare il sistema nervoso direttamente già con un arco si fanno danni. I presupposti per fare queste cose è che ci devono essere delle condizioni cliniche abbastanza chiare, quindi non è che si va lì perché c'è un'immagine che ci fa pensare che c'è una neoplasia. Noi interveniamo sulla neoplasia a una sola condizione, che ci sia un corrispettivo clinico, cioè se non c'è corrispettivo clinico, non ci percorre, pur gestendo noi l'immagine, pur noi creando l'immagine, non ci fidiamo dell'immagine. È chiaro? Noi praticamente proteggiamo, cioè agiamo sul paziente con atti terapeutici solo se esiste un corrispettivo clinico. La semeiotica strumentale in questo caso sì, ci può servire, ma quello che conta è la semeiotica fisica, cioè quella vecchia semeiotica che mi è stata insegnata quando non c'era né TAC, né risonanza, né ecografo. Quindi quella semeiotica dove dice, mi metto a diretto rapporto col paziente, il paziente mi deve dire esattamente quello che ha, io lo devo visitare, poi comparando tutti i dati con le immagini ottenute, a quel punto decidiamo insieme il tipo di terapia da fare. Gli strumenti, come potete immaginare, siccome stiamo parlando di terapia mini-invasiva, non è che uso il bisturi, questo è ovvio, no, uso nuovamente aghi. Aghi sono di forme e dimensioni diverse e altre sostanze che viaggiano grazie agli aghi stessi o altri sistemi. Possono essere sonde, possono essere palloni, possono essere farmaci, praticamente tutti comunque che creano soltanto un buchetto, vuoi da fuori per vedere soltanto un buco e basta, ma quello che è successo attraverso quel buco potete soltanto immaginare. Io l'ho visto perché praticamente è l'immagine che mi ha consentito di navigare nei vasi o di arrivare sulla lesione attraverso appunto l'immagine stessa. Qui vedete come si può fare una biopsia, cioè facendo un'attacca guidata, in questo caso si mette il paziente sul tavolo, tac, pancia sotto, si sa esattamente, si vede la lesione e si indirizza l'ago direttamente nella lesione, cioè non si immagina la lesione, si vede. Gli aghi sono di diversi tipi, sono, può essere tranciante o non tranciante, poi ci sono supporto a procedure neurolesive, quando i dolori non cedono con niente, con nessun farmaco, ci sono delle tecniche praticamente particolari dove si entra direttamente e si producono danni su alcuni organi in modo voluto e premeditato per cercare di far scomparire il dolore. Si fa la cordotomia, si fanno tutta una serie di tecniche per cercare appunto di risolvere il problema. Questi sono gli emangiomi, come vedete ha diversi aspetti a seconda della tecnica che noi usiamo, e ovviamente in questo caso si possono trattare in modo diverso, ma più delle volte si tratta o con vertebroplastica oppure con embolizzazione dell'angioma stesso. Per quanto riguarda i tumori, la stessa cosa di questi, vengono trattati molto spesso o con la radioterapia, oppure possono essere trattati con una serie di tecniche come la termoablazione mediante radiofrequenza, cioè con un ago si rilascia praticamente una corrente alternata sull'ago stesso. Cosa fa la corrente alternata? Determina un calore di attrito nel tumore. Siccome lo sappiamo che il tumore è costituito da cellule, basta che praticamente la temperatura di queste cellule superi i 50 gradi e automaticamente abbiamo fritto il tumore. Funziona in questo modo, quindi praticamente una specie di cottura, quella che lo facciamo, utilizzando diverse metodiche, dalla radiofrequenza ad altri sistemi, e come può essere la crioablazione, cioè in questo caso praticamente la crioablazione si usano degli aghi attraverso i quali si fanno viaggiare alcuni gas come l'argon e l'elio. L'argon aumenta la temperatura, cioè abbassa la temperatura, congela il tumore, subito dopo aver iniettato l'argon
immettiamo l'elio, che ovviamente sale la temperatura, scongela e quindi crea all'interno del tumore stesso delle piccole alterazioni, come posso dire, ci sono delle ice ball, cioè praticamente bolle di ghiaccio. Okay? Queste bolle di ghiaccio cosa fanno? Alterano, denaturano la struttura stessa e quindi il tumore è secco, muore. Quindi sono tutta una serie di tecniche che noi usiamo, questi praticamente sono i sistemi che ci vengono forniti e tutto questo avviene quando si parla di crioblazione a paziente sveglio soltanto con un'anestesia locale, la radiofrequenza invece la dobbiamo usare in anestesia generale perché è un po' dolorosa. Le fratture vertebrali, nodo dolente perché i pazienti con neoplasia sono quelli che sono più soggetti a frattura, o perché c'è un danno diretto della neoplasia sull'osso, perché l'osso viene eroso, oppure molto spesso perché? Perché nella terapia che si vengono somministrate ai pazienti oncologici vengono aggiunte delle sostanze, tra queste sostanze quasi come antinfiammatori c'è il cortisone. Il cortisone praticamente, se ha tutti i benefici di questo mondo, c'è un maleficio soltanto, che è quello di decalcificare l'osso. Allora, paradossalmente, cosa ci troviamo di fronte molto spesso? A dei vivi, cioè nel senso il paziente ha delle lesioni, ma sono lesioni osse prodotte dal tumore o sono lesioni osse prodotte dall'osteoporosi, da cortisone? Molto spesso sono ad osteoporosi. Però molto spesso anche noi non fidandoci del sistema andiamo prima di fare qualsiasi manovra a prendere mediante un ago un pezzo di osso, lo facciamo analizzare per capire se è di natura osteoporotica o di natura secondaria. Ovviamente le fratture vertebrali si creano perché? Perché c'è un alterato rapporto tra la portanza e la resistenza. Cioè, se voi vedete, anche questa struttura è fatta in cemento armato. Se il peso del cemento o del carico è eccessivo, il cemento e il ferro non ce la fa a sopportarlo, quindi c'è tutta la baracca. La stessa cosa praticamente funziona con l'osso. Quindi resistenza da una parte e portanza, che rappresenta la portanza, e ovviamente dall'altra è la resistenza dell'osso. Ovviamente tutte queste indicazioni che si fanno quando il paziente si frattura, che cosa ha? Dolore. Noi cerchiamo di, attraverso la vertebroplastica, di alleviare il dolore in diversi modi, cioè iniettando un cemento all'interno della vertebra che ha diverse funzioni. La prima è quella di bloccare la frattura, la seconda è quella di bruciare le terminazioni sensitive, la terza senatura neoplastica di bruciare la neoplasia. Sì, perché il cemento noi lo mettiamo sotto forma liquida, ma nel momento in cui il cemento polimerizza, cioè le sostanze che costituiscono il cemento e cominciano a indurirsi, si sviluppa un calore che supera i 60 gradi, superando i 60 gradi brucia l'eventuale presenza di cellule neoplastiche. Qui vedete alcuni esempi di quanti ne facciamo, che significa che ne facciamo diversi, a diversi livelli, contemporaneamente si fanno 5, 6, 7 vertebre a seconda di quanti ce ne sono, diciamo, e così praticamente per quei collassi vertebrali multipli, come vedete, quindi ce ne sono. Poi ovviamente a seguito di queste fratture si creano anche come si vede sindromi facettali, l'alterata statica della colonna vertebrale, e in questo caso interveniamo attraverso anche in questo caso i trattamenti mediante radiofrequenza o altri tipi di termoablazione. L'unica cosa che a cui dobbiamo noi operatori stare attenti è non farci mai prendere dall'entusiasmo. Il paziente ha un tumore cerebrale, in automatico un tumore, un altro, troviamo una frattura vertebrale, si è una metastasi. No. Sempre come ho detto prima, va fatta prima la biopsia per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. I nuovi orizzonti, e ve ne do soltanto un cenno, voi siete ragazzi, quindi sicuramente voi avete visto qualche film di Odissea nello spazio, dove praticamente c'era un signore che viene messo in una specie di bara, che era malato,
stava per morire, entra in questa bara, si chiude, dopodiché sta un po' di tempo, fuoriesce, più vive e peggio di prima. Che è successo? Praticamente sono state attraverso i mezzi fisici, è stato evidentemente fatto un qualcosa, al quale qualcosa ancora ci stiamo arrivando, ci arriveremo, per cui praticamente è guarito, quindi è tornato esattamente una persona normale. È esattamente quello in cui stiamo andando, la nuova tecnologia, ed è l'IFUS al momento. Che cos'è l'IFUS? Sono ultrasuoni focalizzati ad elevata intensità. Cioè questi praticamente il paziente si stende su questa famosa lettino, non è una bara, su questo lettino praticamente attraverso la visualizzazione con risonanza magnetica della lesione, prima noi vediamo con risonanza magnetica la lesione. Dopodiché cosa facciamo? Sullo stesso lettino è montato un sistema di ultrasuoni. Gli ultrasuoni praticamente sì, sono come quelli dell'ecografia, però c'è un però. Questi ultrasuoni dell'ecografia cosa fanno? Siccome da soli, come sapete, le ecografie le fanno, facciamo tutte, non succede niente, vengono focalizzati in un punto, nel punto critico. Non gli diciamo guarda che il tumore sta là, tu lo devi distruggere, e gli diciamo, gli diamo tutte le indicazioni, tutte le coordinate. Praticamente a quel punto cosa fa? Gli ultrasuoni vengono indirizzati su quel punto, il paziente deve semplicemente stare fermo, immobile, ci pensa lui. Praticamente mentre lo sta bruciando, questa è la differenza che c'è con la radioterapia attuale, non vediamo quello che sta succedendo, perché la risonanza magnetica ci continua a dare immagini una al secondo per vedere fino a che punto la bruciatura del tumore sta avvenendo, quindi risparmiando anche gli organi che stanno attorno. Quindi la possibilità eventualmente in caso di recidive di tornare di nuovo, perché non abbiamo un problema di dose, perché non sono radiazioni, sono soltanto ultrasuoni. Questa è l'altra novità del sistema, per cui noi possiamo praticamente agire sul cervello, su tutti gli organi interni, ecco perché è una metodica nuovissima, in continua evoluzione, che ci consentirà di andare a centrare lesioni su quel famoso impianto elettrico di cui vi avevo accennato prima, risparmiando addirittura i fili dell'impianto stesso. Non so se ho preso l'idea. Quindi già si cominciano a fare alcune applicazioni su tumori cerebrali, ma già è di routine nell'applicazione dei tumori pelvici, tipo possono essere i tumori femminili, i fibromi, i tumori ovarici, le lesioni prostatiche, i tumori prostatici, vengono tutti trattati con questo sistema qua. Qua addirittura siamo di fronte al trattamento di una metastasi ossea a livello ischiatico, l'osso, come vedete, nella parte, questa parte, vedete che qua a differenza dell'altra parte l'osso è alterato perché è la presenza del tumore, qua invece dopo aver trattato con gli ultrasuoni l'osso stesso, vedete all'interno ormai si è creata una cisti, un vuoto, il tumore è stato completamente distrutto dagli ultrasuoni. Quindi in conclusione cosa vi devo dire? Semplicemente dire che l'imaging diagnostico deve fornire risposte rapide, esaustive, a basso contenuto di costo, a rischio contenuto e ad elevato contenuto diagnostico, ma devono attenersi scrupolosamente a un principio, non devono nuocere, quindi praticamente tutti i mezzi fisici che noi abbiamo devono essere appropriati e giustificati, altrimenti non ha senso fare un esame fino a se stesso. Questa è la cosa che dovete sempre ricordare: io faccio un esame perché ho bisogno di diagnosi, perché devo fare quella terapia, altrimenti se devo fare un esame per vedere quello che ho, no, non mi pare la cosa più corretta di questo mondo. Quindi queste sono veramente le conclusioni. Le fondamenta per la nuova medicina sono state costruite, l'approccio al paziente e alla sua patologia stanno cambiando in tutti i campi, la chirurgia sta diventando sempre meno invasiva, nuove metodiche di estrazione delle immagini, nuove tecnologie interventistiche, mini invasive con ultrasuoni e campi magnetici appaiono all'orizzonte.
non è tempo quindi di riposare, c'è tantissima strada da percorrere e quanto. Quindi non prendete esempio da questo monaco, qui viviti, dormiti, qui dormiti non peccat, qui non peccat Santus Est, ergo qui viviti Santus Est, cioè non è che ci mettiamo a bere perché dobbiamo diventare santi. Grazie. Per ultimo, so che è difficile stare ad ascoltare, però avete visto, i ragazzi credo che abbiano ricevuto tantissimi stimoli dai relatori, perché è affascinante sia la storia, il dottore Lupo ci raccontava come è arrivato a studiare medicina, ma anche il professor Vimercati diceva bisogna indubbiamente pensare al futuro, essere sempre più impegnati, sempre più preparati. Abbiamo visto le tecnologie, abbiamo sentito le tecniche, dobbiamo tornare a parlare ancora delle persone. L'ultima slide diceva, tutto si fa per assicurare e garantire l'equilibrio psicofisico del paziente, della persona. Quando compare una malattia, quando i medici espongono la diagnosi, si ammala tutto il nucleo familiare, quindi non solo la persona che è portatrice di quella malattia, ma anche chi sta intorno. Perché? Perché compare il punto interrogativo, adesso che succederà? Poveri noi, povera famiglia mia, eccetera. Quindi davvero una diagnosi di cancro, che spesso, come dire, loro non sono costretti a comunicare poi ai pazienti, ai familiari, è un evento fortemente traumatico, uno stress. Perché? Perché compare inaspettato, nessuno come l'aveva previsto, e quindi altera, noi diciamo destruttura, fa saltare l'equilibrio sia dell'individuo portatore di, sia di chi sta accanto, e quindi pone di fronte ad un futuro di grande incertezza, di grande che accadrà, che cosa dovremo fare adesso. Quindi una malattia e una diagnosi di malattia non riguarda soltanto l'individuo malato, ma coinvolge tutta la sua famiglia, e spesso è la famiglia che diventa una unità sofferente. Credo che anche i medici devono rapportarsi sempre più frequentemente anche con chi poi cura, chi accudisce, chi sta accanto al paziente. Nella mia esperienza posso assicurarvi che a volte è più difficile sostenere, accompagnare un familiare piuttosto che il diretto interessato. Si tratta quindi di una prova esistenziale sconvolgente che riguarda tutti gli aspetti della vita, perché, perché è ovvio, mette in discussione il rapporto con il proprio corpo, perché è comparso un qualcosa. Sconvolge anche il significato che prima veniva attribuito ai diversi eventi, alla quotidianità, adesso praticamente viene attribuito un nuovo significato alla sofferenza, al dolore, alla morte. E naturalmente saltano anche, vengono sconvolte le relazioni familiari, sociali, professionali. Nell'immaginario individuale e collettivo il cancro continua ad essere associato a sofferenza fisica e psichica, ed è quello che spaventa terribilmente, a morte, stigma e diversità, perché sono diverso, colpa e vergogna, se avessi, no? E qui il discorso della prevenzione a cui si accennava in prima mattinata. E allora, quale informazione, come comunicare, cosa dire o non dire, si diceva prima? Beh, l'informazione è una cosa, la comunicazione è un'altra cosa. Limitarsi a fornire un'informazione è qualcosa di relativamente semplice, e invece, come dire, articolare una comunicazione significa costruire una relazione, uno scambio. Se io nel parlare con mia moglie ho gli occhi abbassati, non la guardo negli occhi, lei si insospettirà che mi sta nascondendo.
Vedete come la comunicazione implica, impegna molto di più di una semplice informazione, e quindi diciamo l'informazione, qualunque informazione, non può mai prescindere da una relazione con la persona. Quindi non c'è comunicazione senza una relazione medico-paziente, senza una relazione operatore-paziente. Nella costruzione del rapporto medico-paziente un momento cruciale è rappresentato dalla informazione, informare il paziente sulla diagnosi, sulle terapie, sulla prognosi. Ma non è una cosa semplice da dire, no? A volte si consegna anche una lettera per il medico curante e lì si scrive tutto, eccetera, però poi va tradotta, va interpretata, no? Quindi quello è il difficile. Fornire informazioni è un atto medico che ha una importanza terapeutica enorme, perché già nelle cose che vengono dette, nel modo in cui vengono dette, si imposta il rapporto fiduciario, la relazione terapeutica. Perché? Perché oltre a ridurre l'ansia e l'incertezza, restituisce al paziente quella libertà che la malattia gli ha purtroppo sottratto, si restituisce al paziente l'autonomia e quindi anche la capacità poi di fare delle scelte, e le scelte possono essere fatte se le informazioni a monte sono state sufficienti, chiare, esaustive, eccetera. Si riduce la, come dire, si restituisce la consapevolezza della realtà che si sta vivendo, perché ascoltando una diagnosi è chiaro che, come dire, salta tutto, e sapete che per acquistare, per avere sicurezza, adesso ci mettiamo a chiedere alle persone che sappiamo essere state già interessate qualche volta prima di noi, oppure si fa una ricerca su internet che a volte è devastante, perché, come dire, andiamo a leggere, a scoprire cose che invece non ci riguardano, però sa, nel momento, diciamo, della massima tensione non si riesce ad essere molto lucidi ed equilibrati, e si restituisce l'adattamento alla nuova situazione di vita, perché adesso bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna essere aderenti alla realtà. Gli operatori sanitari ormai sono sempre più a favore di una informazione completa al paziente. Voi sapete che in alcune parti del mondo si dice che è preferibile non dire nulla, in altre parti invece bisogna dire tutto. Qualcuno, ovviamente, più oggi dicono che bisogna fornire un'informazione personalizzata, cioè che tenga conto anche di chi si ha di fronte. Perché? Perché poi informare significa anche attivare, favorire una partecipazione consapevole del paziente, della famiglia, del paziente al processo decisionale. E quindi significa anche che, alla luce di quello che noi diciamo, favoriremo oppure no l'adesione al trattamento, la cura, la terapia. Come relazionarsi col paziente? Io prendo alcune, si accennava a linee guida anche stamattina, no? Alcune indicazioni che sono del 1992, ma che ritengono siano sempre attuali, quelle del Comitato Nazionale per la Bioetica, che diceva nel 92, in caso di malattie importanti o di procedure prolungate, il rapporto curante-paziente non può essere limitato ad un unico fugace incontro. Non, vedremo, è un dovere del medico informare, però non è una cosa che bisogna fare perché così mi libero e basta. Bisogna essere disponibili a ritornare sull'argomento, bisogna lasciare il tempo anche al malato di fare delle domande, bisogna aspettare anche che vengano elaborate, quindi il tornarci e il continuare ad essere disponibili favorisce, diciamo, la comunicazione. Ancora, si diceva nel 92, il curante deve avere doti di psicologia tali da fargli comprendere la personalità del paziente, quindi non solo la malattia, l'organo che è stato, come dire, no, colpito,
e regolare di conseguenza il suo comportamento nel fornire informazioni. Quindi questa è un'indicazione che però poi viene gestita, diciamo, dall'operatore sanitario. Ancora, le informazioni devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti, e ne manco troppo specialistiche, no? Tecniche, lasciando, guardate che bella questa frase, lasciando spazio alla speranza anche in situazioni difficili. Perché non sappiamo quale sarà la reazione della persona, quindi potremmo trovarci di fronte a una persona che davvero, come dire, avrà un'ottima capacità di reazione. Ancora, le informazioni devono essere veritiere e complete, ma limitate a ciò che il paziente, per cultura e psicologia, è in grado di comprendere, evitando esasperate precisazioni di dati che in quel momento non dicono nulla nella mente di una persona sconvolta. E allora, mi permetto di commentare quelle frasi del Comitato di Bioetica. Non si chiede al medico di fare lo psicologo, ma di esercitare la professione con competenza. E quindi significa di guardare alla persona nel suo insieme, tutta intera. E quindi ci si trova, no, da parte degli operatori sanitari in alcune circostanze nella necessità di dover comunicare una cattiva notizia. Tutti vorremmo dare bellissime notizie in tutti gli ambiti, però qualche volta ci tocca anche comunicare qualcosa di brutto. E allora perché dobbiamo farlo? Perché non si può non fare? Perché è un diritto del paziente conoscere la diagnosi, conoscere la prognosi, perché la conoscenza rappresenta la condizione necessaria per diventare consapevoli, per prendere parte da protagonisti anche, quindi in maniera attiva, alle decisioni di cura. Ancora, perché rappresenta uno dei compiti del professionista, addirittura è un obbligo per gli operatori sanitari, un obbligo che si fonda su basi giuridiche, deontologiche, etiche, che obbligano ad una informazione chiara e completa. Pensate alla raccolta del consenso informato, che non è una modalità burocratica, firmami qua, cioè è davvero un qualcosa che dobbiamo dirci, dobbiamo comunicare e accertarci che dall'altra parte sia stato recepito quello che noi volevamo far intendere, e perché facilita il processo di adattamento alla malattia, perché una comunicazione chiara, soddisfacente, efficace, favorisce la comprensione di quello che noi diciamo e quindi poi l'adesione al trattamento. Beh, la verità non è difficile soltanto da ascoltare, ma è difficile anche da dire, quindi mettiamoci anche nei panni dei medici e capiamo come loro vivano dal loro interno anche quella tempesta emotiva, no? quel tormento, no? E quindi siamo anche in grado di capire perché a volte qualcuno preferisce girarsi dall'altra parte, evitare, non guardare in faccia la persona, il dire e non dire, l'accennare. Cioè. Di solito la comunicazione della diagnosi non si esaurisce in un atto unico, ma può avvenire gradualmente nel tempo all'interno di una relazione, la relazione tra medico, paziente e famiglia. Man mano che la consapevolezza e i bisogni del paziente cambiano in relazione all'iter della malattia. È fondamentale che le informazioni fornite siano sempre chiare e coerenti. Sicuramente la verità è di gran lunga più accettabile rispetto a una bugia maldestra, perché non dire la verità oggi non ci espone al fatto che domani non si possano scoprire come stanno davvero le cose e quindi come verrebbe poi letto, tradimento della fiducia. No, se me l'avessi detto prima forse avrei deciso diversamente, forse mi sarei attivato in un altro modo.
altrettanto negativo della non informazione, del non dire, è il comportamento di chi butta addosso al paziente la diagnosi come se fosse una patata bollente, me la tolgo davanti così ho esaurito il mio compito. È chiaro che c'è questo fardello psicologico del dover gestire l'informazione. Però ecco, è chiaro che le cose potranno risultare più semplici se avremo costruito una relazione con il paziente, una relazione allargata anche a chi sta accanto al paziente, quindi ai suoi familiari. Non esiste una formula adatta per tutte le situazioni, non si può generalizzare e dire tutto in ogni caso oppure non dire nulla in ogni cosa. È un diritto del paziente, abbiamo detto, conoscere la malattia anche per poter affrontare con maggiore motivazione le terapie che gli vengono poi proposte. Quello che a volte viene calibrato sulla presunta capacità di accettazione da parte del paziente è l'informazione riguardo lo stato di gravità della malattia o la prognosi. Ecco, è su quello che a volte si nicchia, a volte si è un po', come dire, prudenti. E quindi immaginiamo, allora teniamo presente la difficoltà del medico in molte situazioni a gestire per esempio le pressioni dei familiari, la reazione anche dei familiari che vogliono proteggere il loro caro, e dall'altro lato il medico deve fare i conti anche con una legislazione che, abbiamo detto, obbliga ad una informazione chiara e completa, che abbiamo quindi noi il modulo del consenso informato, che comunque deve essere presentato, deve essere sottoscritto. Che cosa si può considerare, no, nel decidere no, cosa dire, quanto dire, come dire, eccetera, e quindi per fare una scelta più idonea? Ci sono alcune variabili che andrebbero tenute in considerazione nel fornire spiegazioni, diciamo, al malato. Allora, la richiesta di essere informato. Teniamo però conto che a volte può esserci un malato che chiede di non essere informato. Ho diritto a non sapere. Come dire, invece c'è il diritto a sapere, c'è anche il diritto a non sapere. E quindi in quel caso bisogna porsi il problema. L'equilibrio psicologico di una persona. Beh, io tantissimi anni fa sono stato testimone di un signore che si è buttato dal quarto piano dell'ospedale di Poggiardo, appena gli era stata fornita la diagnosi, cioè salito al quarto piano, aperto la porta e si è buttato giù, per dire, era solo in quel momento, evidentemente il suo equilibrio non era del tutto, diciamo, stabile. Ancora, tener conto della sede e della gravità della malattia, del tipo di trattamento cui sarà sottoposto, tener conto anche dell'età. Pensate a una persona giovane che ha dei figli, che ha una famiglia, che ha degli impegni, eccetera, come, no, quale reazione avrà? Pensiamo anche al grado di cultura, ma pensiamo anche alla stabilità delle relazioni con la famiglia. E vedete come in ospedale i medici ci possono confermare, per un paziente ogni giorno ci sono visite, bisogna urlare, dire uscite, lasciatelo libero, fatelo respirare. Ci sono pazienti soli, che non hanno nessuna visita. Magari i figli stanno al nord e quella persona soffre perché si vede solo come un cane. Allora, ecco, queste sono le considerazioni che vanno fatte. Si possono commettere degli errori di comunicazione da parte dei sanitari, per esempio, limitarsi, abbiamo detto, a fornire delle semplici informazioni, ma non porre, non fare mai domande su possibili problemi psicologici. No, la vedo turbata, la vedo preoccupata, la vedo giù, cosa sta pensando, che cosa le sta accadendo. Dare per scontato di conoscere la causa della preoccupazione del paziente. Ma io so, immagino quello che è. No, dobbiamo farcelo dire, perché non è detto che siamo in sintonia, non è detto che il paziente stia pensando esattamente quello che io sto pensando, che lui stia pensando. Dare false rassicurazioni. Vedrà, andrà tutto bene, sarà una cosa semplice. Se abbiamo elementi per dirlo, sì, però per il resto dobbiamo essere molto, molto prudenti. Prestare un'attenzione selettiva soltanto ai problemi fisici. La persona è completa, un'entità no, intera, non va frammentata. Oppure un altro errore è cambiare discorso di fronte a domande difficili.
perché è un po' quello che succede, no, nelle famiglie quando il telecomando è bollente, no? C'è una scena, un po' un bacio, un qualcosa di sesso, cioè, e quindi un genitore cerca di cambiare canale per distrarre l'attenzione del figlio. Ecco, viviamo situazioni di questo tipo anche in questo contesto a volte. È doloroso entrare in contatto con la sofferenza di una persona, quindi significa non è che chi assiste, i medici, l'equipe, siano insensibili, guardate che soffrono e conservano negli occhi e nella mente quella persona, il ricordo, diciamo, di quella frase, di quella richiesta. Quindi parliamo di relazione da persona a persona. Parliamo di emozioni, di coinvolgimento emotivo del paziente che si affida perché si fida, si mette nelle mani, ha fiducia. E parliamo di emozioni anche da parte dell'operatore, perché? Perché pure lui è persona. Potrebbe succedere a me, è successo nella mia famiglia, cioè, vedete, siamo coinvolti tutti. Due sistemi di base sono fondamentali nella comunicazione. Uno è quello verbale, e il verbale è dato dalle cose che diciamo. E guardate che preparare anche le parole da utilizzare è una cosa che ci riesce, anche se in alcune circostanze non ci riesce affatto. Adesso pensate quando, per i ragazzi, no? quando stasera incontro quella ragazza che mi piace, le dirò questo, questo e questo, poi me lo preparo tutto il pomeriggio, me lo ripeto 10 volte, poi al momento opportuno mi blocco, divento rosso e non dico proprio niente. E anche qui, voglio dire, il verbale a volte ci rassicura sul fatto che stiamo controllando quello che stiamo dicendo, a meno che non intervenga un lapsus, per cui ci sfugge una cosa che non avremmo voluto dire, ma poi c'è il non verbale e la comunicazione, guardate che contano più le parole che diciamo o più altre forme. Le parole hanno un contenuto, hanno un'incidenza minima, il non verbale di gran lunga è più importante. Perché? Perché il non verbale non lo controlliamo noi. L'esempio del se io parlo e non guardo in faccia la persona, non la guardo negli occhi, è un segnale che evidentemente o non sono convinto di quello che sto dicendo, oppure ho difficoltà, sono a disagio. Se mentre parlo mi giro dall'altro lato, significa che la persona non la prendo in considerazione, oppure non mi voglio confrontare, eccetera. Quindi una comunicazione in cui i messaggi non verbali contraddicono quelli verbali non è convincente. Prevale il non verbale. E quindi pensate adesso negli scambi quotidiani, sia tra giovani sia tra adulti, e quindi anche marito e moglie. Mi ami? Sì! Il sì verbale è una conferma, ti amo. Il modo in cui l'ho detto lascia dei dubbi. Capite? Oppure ce l'hai con me? No. Il no è verbale, però il tono usato, il gesto anche rafforzativo del braccio, della mano, dello sguardo, eccetera, fa chiaramente intendere che sì, ce l'ho con te. Quindi significa che nella comunicazione intervengono tanti aspetti del non verbale, il tono della voce, e quindi anche qui il fatto di usare a volte un filo di voce, ma manifesta, diciamo, un disagio, una difficoltà. La mimica facciale, la gestualità, lo sguardo o addirittura la postura, tutto questo incide su quel significato da attribuire a quella parola. Una corretta relazione, quindi comunicazione col paziente, è il presupposto per instaurare una efficace alleanza terapeutica. Quindi se non siamo consapevoli di questo, è chiaro che avremo difficoltà poi a stabilire un rapporto, di fiducia, quindi un rapporto di collaborazione. D
discorso della fiducia, la fiducia entra nella comunicazione. Allora, nel campo sanitario, un tempo, la fiducia del paziente era, è vero dottore Lupo, era incondizionata. Davvero il paziente si poneva, proprio si affidava, no? Si metteva nelle mani di dottore, lei sa, mi aiuti, eccetera. Oggi non è così. E quindi oggi potremmo parlare di una fiducia negoziata, negoziata sulla base di un percorso comune e trasparente. Quindi pensate come sin dall'inizio, proprio sin dai primi momenti dello scambio, una persona comincia a dire di questo dottore mi fido oppure non mi fido, non mi convince. Allora pensate quanto sono importanti le parole che, no, l'operatore usa, anche il non verbale che impiega. C'è una influenza enorme che viene esercitata sul paziente dagli aspetti comunicativi, per esempio la capacità di stare ad ascoltare, di dare la parola, la franchezza, l'empatia. Cioè, come dire, io mi metto nei tuoi panni, io senti, come dire, ti capisco, e l'altra persona sente che noi la stiamo capendo. Il 50% dei reclami, si parlava prima di malasanità, no? Dipendono da problemi comunicativi. Ci si lamenta molto perché non mi si dà ascolto, perché quando voglio parlare con qualcuno non è disponibile, sono irrintracciabili, oppure non ci dicono tutto, eccetera. E quindi naturalmente l'alleanza terapeutica potrà nascere, si potrà instaurare e consolidare soltanto se c'è di base, diciamo, la fiducia. Quindi guardate quanto bisogna lavorare per meritarsi, potremmo dire così, no, la fiducia del paziente e dei familiari. E quindi in una comunicazione efficace non credo che possa valere molto lo stile, lo stile direttivo, impositivo, è così e basta, devi fare questo se no. Cioè bisogna utilizzare uno stile non direttivo, significa stare anche ad ascoltare le perplessità, i dubbi, i timori, no, della persona. Quindi l'ascolto deve essere necessariamente attivo. Non parla tu che io intanto scrivo, io compilo la relazione. No, bisogna guardare in faccia la persona. Perché? Perché ci sono anche i non detti. La persona vorrebbe domandare, vorrebbe chiedere, però è preoccupata, però si vergogna, però magari ha paura del giudizio, eccetera. Quindi, ecco, l'operatore empatico in qualche modo è in grado di comprendere anche questi dubbi, anche questi tentennamenti, queste ansie. Quindi l'empatia, la capacità di esplicitare, di fornire quelle spiegazioni che la persona, come dire, no, si attende di ricevere. Ripeto, se non le forniamo noi, andrà a cercarsele da altre fonti, è come fanno gli adolescenti. Gli adolescenti non fanno domande ai genitori sul sesso, ma se le vanno queste informazioni a trovare altrove, e sono devastanti. Comprendere, quindi comprendere quello che l'altro davanti ci sta dicendo, vuol dirci, rispettare anche le posizioni e poi soprattutto aiutare, nel senso di accompagnare, ecco, dare l'idea non sei solo, quindi ci siamo noi, puoi contare su di noi. Una corretta una comunicazione efficace, corretta, esauriente tra paziente e curante ha effetti benefici su tutto il processo di cura, sulla qualità di vita del paziente, perché evita lo stress psicologico che scaturisce da una comunicazione non corretta, la quale determina la mancata accettazione della malattia. Determina la mancata compliance al piano terapeutico proposto, cioè significa la persona non è convinta, perché devo fare questa chemioterapia, perché mi devo sottoporre a questo intervento chirurgico, perché devo iniziare una trafila così invasiva. E quindi determina alla lunga un vero e proprio allontanamento del paziente, che andrà altrove, magari si diceva ieri sera andrà al morto. Quindi una comunicazione efficace determina una maggiore soddisfazione del paziente. Vi ricordate che la tecnica di Bella
significava ore e ore che il dottore stava ad ascoltare e le persone uscivano contente. Ci sono delle ricerche sui medici di base che ci dicono che i medici di base dedicano in media nemmeno mezzo minuto al paziente, cioè nel senso di, al di là delle richieste, segnami questa medicina, oppure non si lascia il tempo di raccontare. E questo è una, produce insoddisfazione. Una comunicazione efficace favorisce lo sviluppo di una relazione terapeutica stabile, sto bene qui perché devo cambiare, determina una raccolta di informazioni da paziente e famiglia. In ambito sanitario stiamo perdendo l'abitudine a fare l'anamnesi, cioè davvero sembra una perdita di tempo. Io lo verifico appoggiato con la Day Hospital. A volte non si chiede che farmaci assume e quindi ci sono delle complicazioni poi con l'interventino perché non si è prestata la sufficiente attenzione a quello che è il paziente. Determina un rinforzo dell'autonomia decisionale, perché la persona è convinta nel momento in cui decide, sceglie, aderisce, eccetera. Quindi una migliore compliance, c'è una riduzione anche dello stress del paziente, una riduzione addirittura del burnout dell'operatore, perché anche gli operatori si stressano, e c'è un incoraggiamento dell'adattamento della persona e della famiglia, quella che poi oggi viene chiamata con il termine resilienza. La resilienza che cos'è? Non è proprio una, come dire, no, noi l'abbiamo presa come psicologi da un altro contesto, eccetera, ma è una capacità di resistere psicologicamente. C'è un terremoto, c'è un trauma, c'è un incidente, c'è una malattia così grave, ecco, ci sono persone che restano in piedi, persone che non si abbattono, persone che... Noi abbiamo un resiliente qui che è un carissimo amico Paolo, che indubbiamente, no? Tutti lo conosciamo e ci rendiamo conto come davvero quando io penso ad una persona resiliente, penso a Paolo, è un gigante buono che, come dire, che lotta con tutte le sue, forze. Essere resilienti non significa solo saper opporsi alle pressioni dell'ambiente, ma implica una dinamica positiva, una capacità di andare avanti. E lui, come dire, lo dimostra. E allora, concludendo, che cosa dobbiamo in qualche modo, avete visto, siamo in buone mani, quindi ci hanno dato tante informazioni, tanti spiragli che ci hanno aperto, no? Dal punto di vista proprio tecnico, tecnologico, eccetera, o della competenza. Diciamo che dobbiamo passare dal curare, no, la malattia al prenderci cura del paziente, considerandolo nella globalità della sua persona e inserito nel suo contesto familiare e sociale. Questa persona che oggi viene dimessa, adesso che arriva a casa, chi trova? Perché io l'ho verificato, ho fatto nella mia ASL, quando eravamo l'ECE2 ancora, credo di aver fatto 70 edizioni di un ECM sull'adesione ai trattamenti. Allora si è visto, per esempio, che quando una persona va dal medico, dallo specialista, e il medico prescrive i farmaci che deve prendere, se poi quella persona torna a casa e magari perché è distratto, perché è anziano e si dimentica e confonde e scambia la pillola del mattino, la prende al pomeriggio e viceversa, o non la prende affatto, e se non c'è nessuno dei familiari sui quali fare affidamento per dire però provvedi tu, pensaci tu, perché sennò tuo papà, la tua mamma non lo fa. Questo purtroppo accade. Allora, il medico ha fatto per bene il proprio dovere e il problema è il dopo. E di quel dopo non si occupa nessuno. E in questo senso, quando no, il comitato di Martano dice facciamo qualcosa per accompagnare, cioè, è chiaro che sta pensando a qualcosa di molto utile, di molto importante. Pensare che chi sta dall'altra parte non è semplicemente il portatore di un danno cellulare più o meno complesso, ma una persona che necessita in tutti i momenti
dell'iter diagnostico-terapeutico, di una presa in carico globale, attenta e sensibile a tutti i bisogni che direttamente o indirettamente il soggetto esprime. Credo che questo sia il senso e la portata anche di quel cambiamento che tutti dobbiamo, come dire, no? Essere capaci di volere e di realizzare, lavorando in rete, come si sostiene, diciamo, da tutte le parti, ovviamente. Grazie. Adesso la parola va al dottor Nuzzo, psicologo, che ci parlerà della comunicazione verso il paziente e l'ambito familiare, uno strumento indispensabile per una buona terapia. Prego. Allora, io arrivo per ultimo, so che è difficile stare ad ascoltare, però avete visto, i ragazzi credo che abbiano ricevuto tantissimi stimoli dai relatori. Perché? Perché è affascinante sia la storia, il dottore Lupo ci raccontava come è arrivato a studiare medicina, ma anche il professor Vimercati diceva bisogna indubbiamente pensare al futuro, essere sempre più impegnati, sempre più preparati. Abbiamo visto le tecnologie, abbiamo sentito le tecniche, dobbiamo tornare a parlare ancora delle persone. L'ultima slide diceva, tutto si fa per assicurare e garantire l'equilibrio psicofisico del paziente, della persona. Quando compare una malattia, quando i medici espongono la diagnosi, si ammala tutto il nucleo familiare, quindi non solo la persona che è portatrice di quella malattia, ma anche chi sta intorno. Perché? Perché compare il punto interrogativo: adesso che succederà? Poveri noi, povera famiglia mia, eccetera. Quindi davvero una diagnosi di cancro, che spesso, come dire, loro non sono costretti a comunicare poi ai pazienti e ai familiari, è un evento fortemente traumatico, si dice uno stress. Perché? Perché compare inaspettato, nessuno come l'aveva previsto, e quindi altera, noi diciamo destruttura, fa saltare l'equilibrio sia dell'individuo portatore di, sia di chi sta accanto, e quindi pone di fronte ad un futuro di grande incertezza, di grande che accadrà, che cosa dovremmo fare adesso. Quindi una malattia e una diagnosi di malattia non riguarda soltanto l'individuo malato, ma coinvolge tutta la sua famiglia, e spesso è la famiglia che diventa una unità sofferente. Credo che anche i medici devono rapportarsi sempre più frequentemente anche con chi poi cura, chi accudisce, chi sta accanto al paziente. Nella mia esperienza posso assicurarvi che a volte è più difficile sostenere, accompagnare un familiare piuttosto che il diretto interessato. Si tratta quindi di una prova esistenziale sconvolgente che riguarda tutti gli aspetti della vita. Perché? Perché è ovvio, mette in discussione il rapporto con il proprio corpo, perché è comparso un qualcosa. Sconvolge anche il significato che prima veniva attribuito ai diversi eventi, alla quotidianità, adesso praticamente viene attribuito un nuovo significato alla sofferenza, al dolore, alla morte. E naturalmente saltano anche, vengono sconvolte le relazioni familiari, sociali, professionali. Nell'immaginario individuale e collettivo, il cancro continua ad essere associato a sofferenza fisica e psichica, ed è quello che spaventa terribilmente, a morte, stigma e diversità, perché sono diverso, colpa e vergogna. Se avessi
No, è quel discorso della prevenzione a cui si accennava in prima mattinata. E allora, quale informazione, come comunicare, cosa dire o non dire, si diceva prima? Beh, l'informazione è una cosa, la comunicazione è un'altra cosa. Limitarsi a fornire un'informazione è qualcosa di relativamente semplice, e invece, come dire, articolare una comunicazione significa costruire una relazione, uno scambio. Se io nel parlare con mia moglie ho gli occhi abbassati e non la guardo negli occhi, lei si insospettirà che mi sta nascondendo. Vedete come la comunicazione implica, impegna molto di più di una semplice informazione, e quindi diciamo l'informazione, qualunque informazione, non può mai prescindere da una relazione con la persona. Quindi non c'è comunicazione senza una relazione medico-paziente, senza una relazione operatore-paziente. Nella costruzione del rapporto medico-paziente, un momento cruciale è rappresentato dalla informazione, informare il paziente sulla diagnosi, sulle terapie, sulla prognosi. Ma non è una cosa semplice da dire, no? A volte si consegna anche una lettera per il medico curante e lì si scrive tutto, eccetera, però poi va tradotta, va interpretata, no? Quindi quello è il difficile. Fornire informazioni è un atto medico che ha una importanza terapeutica enorme, perché già nelle cose che vengono dette, nel modo in cui vengono dette, si imposta il rapporto fiduciario, la relazione terapeutica. Perché? Perché oltre a ridurre l'ansia e l'incertezza, restituisce al paziente quella libertà che la malattia gli ha purtroppo sottratto, si restituisce al paziente l'autonomia e quindi anche la capacità poi di fare delle scelte, e le scelte possono essere fatte se le informazioni a monte sono state sufficienti, chiare, esaustive, eccetera. Si riduce la, come dire, si restituisce la consapevolezza della realtà che si sta vivendo, perché ascoltando una diagnosi è chiaro che, come dire, salta tutto, e sapete che per acquistare, per avere sicurezza, adesso ci mettiamo a chiedere alle persone che sappiamo essere state già interessate qualche volta prima di noi, oppure si fa una ricerca su internet che a volte è devastante, perché, come dire, andiamo a leggere, a scoprire cose che invece non ci riguardano, però sa, nel momento, diciamo, della massima tensione non si riesce ad essere molto lucidi ed equilibrati, e si restituisce l'adattamento alla nuova situazione di vita, perché adesso bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna essere aderenti alla realtà. Gli operatori sanitari ormai sono sempre più a favore di una informazione completa al paziente. Voi sapete che in alcune parti del mondo si dice che è preferibile non dire nulla, in altre parti invece bisogna dire tutto. Qualcuno, ovviamente, più oggi dicono che bisogna fornire un'informazione personalizzata, cioè che tenga conto anche di chi si ha di fronte. Perché? Perché poi informare significa anche attivare, favorire una partecipazione consapevole del paziente, della famiglia, del paziente al processo decisionale. E quindi significa anche che, alla luce di quello che noi diciamo, favoriremo oppure no l'adesione al trattamento, la cura, la terapia. Come relazionarsi col paziente? Io prendo alcune, si accennava a linee guida anche stamattina, no? Alcune indicazioni che sono del 1992, ma che ritengono siano sempre attuali, quelle del Comitato Nazionale per la Bioetica, che diceva nel 92, in caso di malattie importanti o di procedure prolungate, il rapporto curante-paziente non può essere limitato ad un unico fugace incontro. Non,
vedremo, è un dovere del medico informare, però non è una cosa che bisogna fare perché così mi libero e basta. Bisogna essere disponibili a ritornare sull'argomento, bisogna lasciare il tempo anche al malato di fare delle domande, bisogna aspettare anche che vengano elaborate, quindi il tornarci e il continuare ad essere disponibili favorisce, diciamo, la comunicazione. Ancora, si diceva nel 92, il curante deve avere doti di psicologia tali da fargli comprendere la personalità del paziente, quindi non solo la malattia, l'organo che è stato, come dire, no, colpito, e regolare di conseguenza il suo comportamento nel fornire informazioni. Quindi questa è un'indicazione che però poi viene gestita, diciamo, dall'operatore sanitario. Ancora, le informazioni devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti e nemmeno troppo specialistiche, no, tecniche, lasciando, guardate che bella questa frase, lasciando spazio alla speranza anche in situazioni difficili. Perché non sappiamo quale sarà la reazione della persona, quindi potremmo trovarci di fronte a una persona che davvero, come dire, avrà un'ottima capacità di reazione. Ancora, le informazioni devono essere veritiere e complete, ma limitate a ciò che il paziente, per cultura e psicologia, è in grado di comprendere, evitando esasperate precisazioni di dati che in quel momento non dicono nulla nella mente di una persona sconvolta. E allora, mi permetto di commentare quelle frasi del Comitato di Bioetica. Non si chiede al medico di fare lo psicologo, ma di esercitare la professione con competenza, e quindi significa di guardare alla persona nel suo insieme, tutta intera. E quindi ci si trova, no, da parte degli operatori sanitari in alcune circostanze nella necessità di dover comunicare una cattiva notizia. Tutti vorremmo dare bellissime notizie in tutti gli ambiti, però qualche volta ci tocca anche comunicare qualcosa di brutto. E allora perché dobbiamo farlo? Perché non si può non fare? Perché è un diritto del paziente conoscere la diagnosi, conoscere la prognosi, perché la conoscenza rappresenta la condizione necessaria per diventare consapevoli, per prendere parte da protagonisti anche, quindi in maniera attiva, alle decisioni di cura. Ancora, perché rappresenta uno dei compiti del professionista, addirittura è un obbligo per gli operatori sanitari, un obbligo che si fonda su basi giuridiche, deontologiche, etiche, che obbligano ad una informazione chiara e completa. Pensate alla raccolta del consenso informato, che non è una modalità burocratica, firmami qua, cioè è davvero un qualcosa che dobbiamo dirci, dobbiamo comunicare e accertarci che dall'altra parte sia stato recepito quello che noi volevamo far intendere, e perché facilita il processo di adattamento alla malattia, perché una comunicazione chiara, soddisfacente, efficace, favorisce la comprensione di quello che noi diciamo e quindi poi l'adesione al trattamento. Beh, la verità non è difficile soltanto da ascoltare, ma è difficile anche da dire, quindi mettiamoci anche nei panni dei medici e capiamo come loro vivano dal loro interno anche quella tempesta emotiva, no? quel tormento, no? E quindi siamo anche in grado di capire perché a volte qualcuno preferisce girarsi dall'altra parte, evitare, non guardare in faccia la persona, il dire e non dire, l'accennare. Cioè. Di solito la comunicazione della diagnosi non si esaurisce in un atto unico, ma può avvenire gradualmente nel tempo all'interno di una relazione, la relazione tra medico, paziente e famiglia. Man mano che la consapevolezza e i bisogni del paziente cambiano in relazione all'iter della malattia. È fondamentale che le informazioni fornite siano sempre
chiare e coerenti, sicuramente la verità è di gran lunga più accettabile rispetto a una bugia maldestra, perché non dire la verità oggi non ci espone al fatto che domani non si possano scoprire come stanno davvero le cose, e quindi come verrebbe poi letto, verrà letto, tradimento della fiducia. No, se me l'avessi detto prima forse avrei deciso diversamente, forse mi sarei attivato in un altro modo. Altrettanto negativo della non informazione, del non dire, è il comportamento di chi butta addosso al paziente la diagnosi come se fosse una patata bollente, me la tolgo davanti così ho esaurito il mio compito. È chiaro che c'è questo fardello psicologico del dover gestire l'informazione, però ecco, è chiaro che le cose potranno risultare più semplici se avremo costruito una relazione con il paziente, una relazione allargata anche a chi sta accanto al paziente, quindi ai suoi familiari. Non esiste una formula adatta per tutte le situazioni, non si può generalizzare e dire tutto in ogni caso oppure non dire nulla in ogni cosa. È un diritto del paziente, abbiamo detto, conoscere la malattia anche per poter affrontare con maggiore motivazione le terapie che gli vengono poi proposte. Quello che a volte viene calibrato sulla presunta capacità di accettazione da parte del paziente è l'informazione riguardo lo stato di gravità della malattia o la prognosi, e per su quello che a volte si nicchia, a volte si è un po', come dire, prudenti. E quindi immaginiamo, allora teniamo presente la difficoltà del medico in molte situazioni a gestire per esempio le pressioni dei familiari, la reazione anche dei familiari che vogliono proteggere il loro caro, e dall'altro lato il medico deve fare i conti anche con una legislazione che, abbiamo detto, obbliga ad una informazione chiara e completa, che abbiamo quindi, no, il modulo del consenso informato che comunque deve essere presentato, deve essere sottoscritto. Che cosa si può considerare, no, nel decidere no, cosa dire, quanto dire, come dire, eccetera, e quindi per fare una scelta più idonea? Ci sono alcune variabili che andrebbero tenute in considerazione nel fornire spiegazioni, diciamo, al malato. Allora, la richiesta di essere informato. Teniamo però conto che a volte può esserci un malato che chiede di non essere informato. Ho diritto a non sapere. Come dire, invece c'è il diritto a sapere, c'è anche il diritto a non sapere. E quindi in quel caso bisogna porsi il problema. L'equilibrio psicologico di una persona. Beh, io tantissimi anni fa sono stato testimone di un signore che si è buttato dal quarto piano dell'ospedale di Poggiardo, appena gli era stata fornita la diagnosi, cioè salito al quarto piano, aperto la porta e si è buttato giù, per dire, era solo in quel momento, evidentemente il suo equilibrio non era del tutto, diciamo, stabile. Ancora, tener conto della sede e della gravità della malattia, del tipo di trattamento cui sarà sottoposto, tener conto anche dell'età. Pensate a una persona giovane che ha dei figli, che ha una famiglia, che ha degli impegni, eccetera, come, no, quale reazione avrà? Pensiamo anche al grado di cultura, ma pensiamo anche alla stabilità delle relazioni con la famiglia. E vedete come in ospedale i medici ci possono confermare, per un paziente ogni giorno ci sono visite, bisogna urlare, dire uscite, lasciatelo libero, fatelo respirare. Ci sono pazienti soli, che non hanno nessuna visita. Magari i figli stanno al nord e quella persona soffre perché si vede solo come un cane. Allora, ecco, queste sono le considerazioni che vanno fatte. Si possono commettere degli errori di comunicazione da parte dei sanitari, per esempio, limitarsi, abbiamo detto, a fornire delle semplici informazioni, ma non fare mai domande su possibili problemi psicologici. No, la vedo turbata, la vedo preoccupata, la vedo giù, cosa sta pensando, che cosa le sta accadendo. Dare per scontato di conoscere la causa della preoccupazione del paziente. Ma io so, immagino quello che è. No, dobbiamo
farcelo dire, perché non è detto che siamo in sintonia, non è detto che il paziente stia pensando esattamente quello che io sto pensando, che lui stia pensando. Dare false rassicurazioni, vedrà, andrà tutto bene, sarà una cosa semplice, se abbiamo elementi per dirlo sì, però per il resto dobbiamo essere molto, molto prudenti. Prestare un'attenzione selettiva soltanto ai problemi fisici. La persona è completa, un'entità intera, non va frammentata. Oppure un altro errore è cambiare discorso di fronte a domande difficili. È un po' quello che succede nelle famiglie quando il telecomando è bollente, no? C'è una scena, un po' un bacio, qualcosa di sesso, cioè, e quindi un genitore cerca di cambiare canale per distrarre l'attenzione del figlio. Ecco, viviamo situazioni di questo tipo anche in questo contesto a volte. È doloroso entrare in contatto con la sofferenza di una persona, quindi significa non è che chi assiste, i medici, l'equipe, siano insensibili, guardate che soffrono e conservano negli occhi e nella mente quella persona, il ricordo, diciamo, di quella frase, di quella richiesta. Quindi parliamo di relazione da persona a persona, parliamo di emozioni, di coinvolgimento emotivo del paziente che si affida perché si fida, si mette nelle mani, ha fiducia. E parliamo di emozioni anche da parte dell'operatore, perché? Perché pure lui è persona. Potrebbe succedere a me, è successo nella mia famiglia, cioè, vedete, siamo coinvolti tutti. Due sistemi di base sono fondamentali nella comunicazione. Uno è quello verbale, e il verbale è dato dalle cose che diciamo. E guardate che preparare anche le parole da utilizzare è una cosa che ci riesce, anche se in alcune circostanze non ci riesce affatto. Adesso pensate quando, per i ragazzi, no? Quando stasera quando incontro quella ragazza che mi piace, le dirò questo, questo e questo, poi me lo preparo tutto il pomeriggio, me lo ripeto 10 volte, poi al momento opportuno mi blocco, divento rosso e non dico proprio niente. Anche qui, voglio dire, il verbale a volte, come dire, ci rassicura sul fatto che stiamo controllando quello che stiamo dicendo, a meno che non intervenga un lapsus, per cui ci sfugge una cosa che non avremmo voluto dire, ma poi c'è il non verbale e la comunicazione, guardate che contano più le parole che diciamo o più altre forme. Le parole hanno un contenuto, come dire, hanno un'incidenza minima, il non verbale di gran lunga, come dire, è più importante. Perché? Perché il non verbale non lo controlliamo noi. L'esempio del se io parlo e non guardo in faccia la persona, non la guardo negli occhi, è un segnale che evidentemente o non sono convinto di quello che sto dicendo, oppure ho difficoltà, sono a disagio. Se mentre parlo mi giro dall'altro lato, significa che la persona non la prendo in considerazione, oppure non mi voglio confrontare, eccetera. Quindi una comunicazione in cui i messaggi non verbali contraddicono quelli verbali non è convincente. Prevale il non verbale. E quindi pensate adesso negli scambi quotidiani, sia tra giovani sia tra adulti, e quindi anche marito e moglie. Mi ami? Sì, il sì verbale è una conferma, ti amo. Il modo in cui l'ho detto lascia dei dubbi, capite? Oppure ce l'hai con me? No. Il no è verbale, però il tono usato, il gesto anche rafforzativo del braccio, della mano, dello sguardo, eccetera, fa chiaramente intendere che sì, ce l'ho con te. Quindi significa che nella comunicazione intervengono tanti aspetti del non verbale, il tono della voce, e quindi anche qui il fatto di usare a volte un filo di voce, ma manifesta, diciamo,
un disagio, una difficoltà. La mimica facciale, la gestualità, lo sguardo o addirittura la postura, tutto questo incide su quel significato da attribuire a quella parola. Una corretta relazione, quindi comunicazione col paziente, è il presupposto per instaurare una efficace alleanza terapeutica. Quindi se non siamo consapevoli di questo è chiaro che avremo difficoltà poi a stabilire un rapporto, come dire, no, di fiducia, quindi un rapporto di collaborazione. Discorso della fiducia. La fiducia entra nella comunicazione. Allora, nel campo sanitario, un tempo, la fiducia del paziente era, è vero dottore Lupo, era incondizionata. Davvero il paziente si poneva, proprio si affidava, no? Si metteva nelle mani di dottore, lei sa, mi aiuti, eccetera. Oggi non è così. E quindi oggi potremmo parlare di una fiducia negoziata, negoziata sulla base di un percorso comune e trasparente. Quindi pensate come sin dall'inizio, proprio sin dai primi momenti dello scambio, una persona comincia a dire di questo dottore mi fido oppure non mi fido, non mi convince. Allora pensate quanto sono importanti le parole che, no, l'operatore usa, anche il non verbale che impiega. C'è una influenza enorme che viene esercitata sul paziente dagli aspetti comunicativi, per esempio la capacità di stare ad ascoltare, di dare la parola, la franchezza, l'empatia. Cioè, come dire, io mi metto nei tuoi panni, io senti, come dire, ti capisco, e l'altra persona sente che noi la stiamo capendo. Il 50% dei reclami, per, si parlava prima di malasanità, no? Dipendono da problemi comunicativi. Ci si lamenta molto perché non mi si dà ascolto, perché quando voglio parlare con qualcuno non è disponibile, sono irrintracciabili, oppure non ci dicono tutto, eccetera. E quindi naturalmente l'alleanza terapeutica, beh, potrà nascere, si potrà instaurare e consolidare soltanto se c'è di base, diciamo, la fiducia. Quindi guardate quanto bisogna lavorare per meritarsi, potremmo dire così, no, la fiducia del paziente e dei familiari. E quindi in una comunicazione efficace non credo che possa valere molto lo stile non direttivo, lo stile direttivo, impositivo, è così e basta, devi fare questo se no. Cioè bisogna utilizzare uno stile non direttivo, significa stare anche ad ascoltare le perplessità, i dubbi, i timori, no, della persona. Quindi l'ascolto deve essere necessariamente attivo. Non parla tu che io intanto scrivo, io compilo la relazione. No, no, bisogna guardare in faccia la persona. Perché? Perché ci sono anche i non detti. La persona vorrebbe domandare, vorrebbe chiedere, però è preoccupata, però si vergogna, però magari ha paura del giudizio, eccetera. Quindi, ecco, l'operatore empatico in qualche modo è in grado di comprendere anche questi dubbi, anche questi tentennamenti, queste ansie. Quindi l'empatia, la capacità di esplicitare, di fornire quelle spiegazioni che la persona, come dire, no, si attende di ricevere. Ripeto, se non le forniamo noi, andrà a cercarsele da altre fonti, è come fanno gli adolescenti. Gli adolescenti non fanno domande ai genitori sul sesso, ma se le vanno queste informazioni a trovare altrove, e sono devastanti. Comprendere, quindi comprendere quello che l'altro davanti ci sta dicendo, vuol dirci, rispettare anche le posizioni e poi soprattutto aiutare, nel senso di accompagnare, ecco, dare l'idea non sei solo, quindi ci siamo noi, puoi contare su di noi. Una corretta comunicazione efficace, corretta, esauriente tra paziente e curante ha effetti benefici su tutto il processo di cura, sulla qualità di vita del paziente, perché evita lo stress psicologico che scaturisce da una comunicazione non corretta, la quale determina la mancata accettazione della malattia.
determina la mancata compliance al piano terapeutico proposto, cioè significa la persona non è convinta, perché devo fare questa chemioterapia, perché mi devo sottoporre a questo intervento chirurgico, perché devo iniziare una trafila così invasiva, e quindi determina alla lunga un vero e proprio allontanamento del paziente che andrà altrove, magari si diceva ieri sera andrà al nord. Quindi una comunicazione efficace determina una maggiore soddisfazione del paziente. Vi ricordate che la tecnica di Bella significava ore e ore che il dottore stava ad ascoltare e le persone uscivano contente. Ci sono delle ricerche sui medici di base che ci dicono che i medici di base dedicano in media nemmeno mezzo minuto al paziente, cioè nel senso di al di là delle richieste segnami questa medicina oppure non si lascia il tempo di raccontare, e questo è una produce insoddisfazione. Una comunicazione efficace favorisce lo sviluppo di una relazione terapeutica stabile, sto bene qui perché devo cambiare, determina una raccolta di informazioni da paziente e famiglia. In ambito sanitario stiamo perdendo l'abitudine a fare l'anamnesi, cioè davvero sembra una perdita di tempo. Io lo verifico già con la Day Hospital, a volte non si chiede che farmaci assume e quindi ci sono delle complicazioni poi con l'interventino perché non si è prestata la sufficiente attenzione a quello che è il paziente. Determina un rinforzo dell'autonomia decisionale, perché la persona è convinta nel momento in cui decide, sceglie, aderisce, eccetera. Quindi una migliore compliance, c'è una riduzione anche dello stress del paziente, una riduzione addirittura del burnout dell'operatore, perché anche gli operatori si stressano, e c'è un incoraggiamento dell'adattamento della persona e della famiglia. Quella che poi oggi viene chiamata con il termine resilienza. La resilienza che cos'è? Non è proprio una, come dire, no, noi l'abbiamo presa come psicologi da un altro contesto, eccetera, ma è una capacità di resistere psicologicamente. C'è un terremoto, c'è un trauma, c'è un incidente, c'è una malattia così grave, ecco, ci sono persone che restano in piedi, persone che non si abbattono, persone che... Noi abbiamo un resiliente qui che è un carissimo amico Paolo, che indubbiamente, no? Tutti lo conosciamo e ci rendiamo conto come davvero quando io penso ad una persona resiliente, penso a Paolo, è un gigante buono che, come dire, che lotta con tutte le sue, forze. Essere resilienti non significa solo saper opporsi alle pressioni dell'ambiente, ma implica una dinamica positiva, una capacità di andare avanti, e lui, come dire, lo dimostra. E allora, concludendo, che cosa dobbiamo in qualche modo, avete visto, siamo in buone mani, quindi ci hanno dato tante informazioni, tanti spiragli che ci hanno aperto, no? Dal punto di vista proprio tecnico, tecnologico, eccetera, o della competenza. Diciamo che dobbiamo passare dal curare, no, la malattia al prenderci cura del paziente, considerandolo nella globalità della sua persona e inserito nel suo contesto familiare e sociale. Questa persona che oggi viene dimessa, adesso che arriva a casa, chi trova? Perché io l'ho verificato, ho fatto nella mia ASL, quando eravamo l'ECE 2 ancora, credo di aver fatto 70 edizioni di un ECM sull'adesione ai trattamenti. Allora si è visto, per esempio, che quando una persona va dal medico, dallo specialista, e il medico prescrive i farmaci che deve prendere, se poi quella persona torna a casa e magari perché è distratto, perché è anziano e si dimentica e confonde e scambia la pillola del mattino, la prende al pomeriggio e viceversa, o non la prende affatto, e se non c'è nessuno dei familiari sui quali fare affidamento per dire però provvedi tu,
pensaci tu, perché sennò tuo papà, la tua mamma non lo fa. Questo purtroppo accade. Allora, il medico ha fatto per bene il proprio dovere, e il problema è il dopo, e di quel dopo non si occupa nessuno. E in questo senso, quando no, il gruppo, il comitato di Martano dice facciamo qualcosa per accompagnare, cioè, è chiaro che sta pensando a qualcosa di molto utile, di molto importante. Pensare che chi sta dall'altra parte non è semplicemente il portatore di un danno cellulare più o meno complesso, ma una persona che necessita in tutti i momenti dell'iter diagnostico-terapeutico di una presa in carico globale, attenta e sensibile a tutti i bisogni che direttamente o indirettamente il soggetto esprime. Credo che questo sia il senso e la portata anche di quel cambiamento che tutti dobbiamo, come dire, no? Essere capaci di volere e di realizzare, lavorando in rete, come si sostiene, diciamo, da tutte le parti, ovviamente. Grazie. Ai ragazzi che hanno qualche domanda, e farei poi... È stato chiamato in causa Paolo, che deve dire assolutamente a che cosa porteranno queste due giornate e quale sarà il futuro del comitato, e lo ringraziamo. Buongiorno a tutti. Un gruppo che ci ha accomunati il problema. Sulla base di questo problema stiamo cercando di affrontare un aiuto a tutti, soprattutto a chi vive questo problema quotidianamente, sia i malati di cancro e sia i loro familiari. Stiamo cercando di istituire due sportelli, uno a Martano e uno a Lecce, presso l'oncologico a Lecce, al Pantagram Martano, ma non perché sia una struttura privata, ma perché è una struttura che già è predisposta a dare le prime accoglienze, le prime esigenze per chi questi problemi li vive tutti i giorni. Noi siamo partiti per scherzo, vivendo il problema giocando, poi ci siamo confrontati con i relatori, abbiamo chiesto consigli, ce l'hanno dati, e abbiamo cercato di realizzare questa giornata anche in funzione del futuro. Il futuro siete voi, come hanno detto loro. Questo futuro ci fa vivere pure a noi più sereni. Giornata in cui abbiamo cercato di darvi degli spunti di riflessione su quello che sarà il vostro e di conseguenza il nostro futuro. Voi state per scegliere facoltà universitarie, state per andare oltre l'istituto superiore, e quindi dovete pensare al vostro futuro. Oggi noi vi abbiamo fatto capire quali possono essere le professioni possibili, e ciascuno di voi, in base alle proprie attitudini, in base ai propri talenti, sceglierà una professione. Vi abbiamo invitato ad essere innovativi, qualunque professione, anche se quella tradizionale, oggi va letta in chiave innovativa. Non si può più pensare alla stessa professione come identica alla stessa professione svolta 20 anni fa.
e che sarà la stessa tra 20 anni. Anzi, l'innovazione ce lo insegnate voi che siete nativi digitali, no? Lo insegnate a noi, l'innovazione si aggiorna, è alla portata proprio giorno per giorno, ora per ora. Ciò che oggi sembra innovativo domani è superato, lo sapete, quindi vi chiediamo a voi di portare l'innovazione, perché appartiene a voi, in qualunque lavoro voi andiate a fare. Un altro invito è quello di lavorare insieme, in equipe, in team, perché come avete visto oggi professioni apparentemente uguali sono diverse, perché guardano, aggrediscono il problema da aspetti diversi, e solo se si è tutti insieme ce la si può fare, si può combattere, si può andare oltre. Concedetemi un altro secondo per ringraziare Paolo e l'associazione, perché ha messo a disposizione degli studenti del Trinchese, quindi per voi a partire dall'anno prossimo, una borsa di studio di 1000 euro per il miglior studente dell'istituto, che avrà scelto, quindi superato i test d'ingresso qualora dovessero mantenerli, ma che comunque che avrà scelto una facoltà nell'ambito della medicina, no? La medicina in senso più ampio, no? E quindi è rivolta a voi. Questo significa veramente che nelle vostre mani stiamo mettendo il nostro e il vostro futuro. Auguri ragazzi, soprattutto un abbraccio a tutti i malati e ai familiari. Scusa, io mi presento, sono Claudio Schido, sono un docente specializzato in sostegno didattico. Volevo dare una comunicazione proprio veloce di servizio, non voglio approfittare della pazienza dei ragazzi. Domani mattina alle 9 ci stiamo trovando largo Primo Maggio per organizzare il pranzo di beneficenza a favore di questa nobile causa. Ci sono stati diversi ragazzi che hanno dato la disponibilità. Se altri sono interessati, ci troviamo domani alle 9, giusto? Sì, domani alle 9 in largo Primo Maggio, d'accordo ragazzi? Va bene, grazie.